Ok. Perfetto, buongiorno a tutti e benvenuti al webinar L'Italia, i comuni e la lotta alla povertà. Ringrazio anzitutto chi si è registrato per seguire in diretta i lavori di questo webinar, chi ci segue in diretta streaming sulle pagine Facebook della Rete dei Comuni Sostenibili, alle Autonomie Locali Italiane e Alleanza contro la Povertà, che sono i promotori di questa iniziativa. E chi in qualche modo rivedrà il video di questo webinar nelle prossime ore, nei prossimi giorni. L'Alleanza contro la povertà, sapete, è nata a fine del 2013 e raggruppa un numero largo di soggetti che hanno deciso di contribuire in maniera collettiva alla costruzione delle politiche pubbliche adeguate contro la povertà assoluta nel nostro paese. Per noi è un riferimento prezioso e autorevole. Desidero ringraziare fin dall'inizio Antonio Russo, portavoce dell'Alleanza contro la povertà, tutta l'Alleanza, Giordana Pallone del Comitato Tecnico Scientifico per aver promosso insieme a noi questo webinar molto importante. E alle Autonomie Locali Italiane è un'associazione di comuni e di enti locali che è nata nel 1916 e da sempre è impegnata per la crescita democratica e civile del paese attraverso un percorso di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali. Ispira la propria azione ai valori della Costituzione italiana ed in particolare al principio federalista dell'autonomia e a quelli della solidarietà, della cooperazione tra istituzioni e della sussidiarietà. Aderiscono ad oggi ad ALI oltre 1.000 comuni italiani e tra l'altro ALI è un soggetto attivo, aderisce all'Alleanza contro la povertà e partecipa attivamente con Oriano Giovannelli, già presidente di Lega Autonomie, sindaco di Pesaro, ex parlamentare, che desidero ringraziare per lo stimolo e la collaborazione nell'organizzazione di questo webinar. E poi l'altro soggetto è la Rete dei Comuni Sostenibili, che è un'associazione nazionale senza scopo di lucro, che è aperta a tutti i comuni italiani, a prescindere dalla dimensione, dalla collocazione geografica e anche dal colore politico dell'amministrazione. Dal 2023 l'associazione è aperta anche all'adesione di province, città metropolitane e regioni. Dal 2021, l'anno di nascita, ad oggi sono già 100 le realtà in Italia, da nord a sud del paese, ad aver aderito al progetto. E il nostro obiettivo è appunto quello di accompagnare i comuni al raggiungimento e alla messa a terra dei 17 grandi obiettivi di Agenda 2030 attraverso un progetto innovativo e concreto, servizi utili per le amministrazioni locali, il cui cuore del progetto è rappresentato dal monitoraggio volontario delle politiche locali di sostenibilità, attraverso un set di indicatori, 100 per i comuni capoluogo, circa 70 per i comuni non capoluogo e una cinquantina in via sperimentale per le province, che abbiamo realizzato insieme all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e dialogando col Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Oltre al monitoraggio, dopo il monitoraggio, elaboriamo i rapporti di sostenibilità dei comuni e le agende locali 2030, oltre alle diverse attività. L'orizzonte progettuale per noi è quello di Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che è stata sottoscritta nel 2015 da oltre 190 paesi e che spinge in modo significativo a cambiare modello di sviluppo con 17 grandi obiettivi e 169 traguardi. Gli SDGs, tra l'altro, come sapete, hanno un carattere universale, si rivolgono sia ai paesi in via di sviluppo che a quelli avanzati e sono fondati sull'integrazione di quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile, quella ambientale, sociale, economica e istituzionale.
L'agenda riconosce lo stretto legame che c'è tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la necessità di una transizione ecologica di fronte alla crisi climatica per garantire un futuro, insomma, un benessere alle generazioni di oggi e quelle di domani. La cura della casa comune e delle risorse del pianeta, tra l'altro, sempre nel 2015, sono state oggetto di una bellissima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si', che ha messo in luce appunto i rischi per l'equilibrio tra uomo e natura, che sono fondamentali per l'umanità. Al centro di Agenda 2030 ed dell'enciclica c'è un filo conduttore che è la necessità di tenere insieme la fragilità ambientale insieme alla fragilità sociale. Non c'è sostenibilità ambientale senza sostenibilità sociale e viceversa. E per noi oggi affrontare questo tema, cioè dello sviluppo sostenibile in chiave sociale, è fondamentale. Qualche settimana fa, ASVIS, nel suo ultimo rapporto, ci ha ricordato come l'Italia sia indietro rispetto agli obiettivi e traguardi su cui si è impegnata appunto nel 2015. E solo attraverso un percorso di cambiamento delle politiche pubbliche e il protagonismo delle comunità locali potrà in qualche modo riuscire a recuperare questi ritardi. 8 dei 17 SDGs, dei grandi obiettivi, hanno dei miglioramenti contenuti, 6 invece la situazione è peggiorata e su 3 grandi obiettivi su 17 la situazione è stabile. Tra gli indicatori compositi elaborati da ASVIS che mostrano un segnale di peggioramento, tra gli altri, ci sono il goal 1, lotta alla povertà. Il goal 2 è sconfiggere la fame e buona alimentazione per tutti e il goal 11 ridurre le disuguaglianze. Ed è proprio sulla dimensione sociale che il rapporto di ASVIS, a cui la rete dei comuni sostenibili insieme ad ALI aderiscono, sottolinea che tra il 2015 e il 2021 la quota di famiglie in condizioni di povertà assoluta è salita dal 6,1 al 7,5, riguarda circa 2 milioni di famiglie, dove vivono 1.400.000 minori e continua a crescere quella che è la forbice tra ricchi e i poveri. Alla povertà economica poi si associano quella minorile, l'educativa e quella energetica. Un contesto che in questi anni è stato mitigato da alcune misure di contrasto alla povertà in questi anni dai governi ed oggi è ancora molto più sensibile a un peggioramento perché siamo di fronte alle conseguenze di quelle che sono la crisi energetica, dell'aumento dei prezzi dei beni primari, dell'inflazione, che aumentano le difficoltà per un'ampia fascia di popolazione e schiacciano verso il basso sempre più anche il cosiddetto ceto medio che è stato duramente colpito. Il tema è molto ampio. Oggi, con questo webinar, noi proveremo a guardarlo con gli occhi dei comuni. Le amministrazioni locali sono le istituzioni più vicine ai cittadini e sono quegli enti di prossimità che sono interessati più di altri dai problemi sociali che investono i cittadini e le famiglie. Come rete dei comuni sostenibili, tra l'altro, questo incontro vuole essere l'avvio e il lancio di un gruppo di lavoro che costituiremo nei prossimi tempi dedicati proprio agli obiettivi di Agenda 2030 che fanno riferimento ai temi sociali. Vorremmo coinvolgere sindaci, amministratori, dirigenti e responsabili delle strutture comunali per attivare un percorso progettuale su questi temi, come stiamo facendo su altri goal di Agenda 2030. La prima parte del webinar è dedicata a un approfondimento utile sul ruolo dei comuni tra vecchie e nuove povertà, sul ruolo dell'alleanza che ha avuto in questi anni dal REI, che è stata la prima misura di contrasto alla povertà in Italia, che ha preceduto il reddito di cittadinanza, alla recente legge 85 del 2023 e la presentazione delle proposte stesse dell'alleanza. La seconda parte sarà dedicata alle amministrazioni locali e le esperienze locali. Daremo voce a alcuni sindaci, assessori ed esperti, da un lato per ascoltare il loro punto di vista sul tema e aprire un confronto, e dall'altro condividere alcune buone pratiche locali. Ringrazio le relatrici e relatori di oggi, che sono di nuovo Antonio Russo, portavoce dell'Alleanza contro la povertà, Giordana Pallone, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Alleanza contro la povertà, Marco Filippeschi, direttore dell'Ufficio Studi di ALI Autonomie Locali Italiane, e
Italo Sandrini, assessore del Comune di Verona, e Martina Tommasi, delle ACLI di Verona, Domenico Volpe, sindaco di Bellizzi, Luca Pandolfi, assessore del Comune di Pesaro, Stefano Monticelli, di Scenario B ed esperto di comunità energetiche rinnovabili. C'è la possibilità per chi vuole, tra gli spettatori e i partecipanti, anche sui nostri canali social, di fare delle domande ai nostri relatori che porremo nella parte finale del webinar di oggi e dando inizio ai lavori di questo webinar, in attesa che arrivi per un saluto introduttivo il presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini di Vincenzi, passerei subito la parola a Marco Filippeschi, direttore dell'Ufficio Studi ALI, che ci parlerà appunto dell'Italia tra vecchie e nuove povertà e il ruolo degli enti locali. Grazie, grazie. Allora, cerco di condividere la mia. Dove? Eccola qua. Allora, a me è stato dato il tema di approfondire, inquadrare rapporto, diciamo, tra i comuni e le politiche contro la povertà. Io cercherò di farlo sintetizzando le parti descrittive che ho fatto, diciamo, per queste slide molto fitte, che danno l'idea dei provvedimenti nazionali o europei nutrire le politiche di cui si discute per dare risorse, e mi concentrerò invece di più sulle parti analitiche o propositive che riguardano direttamente i comuni. Ora, questo webinar l'abbiamo organizzato anche per sottolineare come l'Agenda 2030, che è diventata un nostro tema fondamentale impegno, sia un'agenda sociale, no? Spesso si tende a considerare l'agenda come l'agenda della sostenibilità ambientale. Invece gli obiettivi sono fortemente intrecciati e il contrasto alla povertà non riguarda soltanto il primo obiettivo, non casualmente il primo obiettivo dell'agenda, ma è trasversale a molti obiettivi, soprattutto a quelli che riguardano il contrasto alle diseguaglianze. Qui si potrebbero fare tanti esempi, macro e micro. Io qui ho scritto un esempio macro, quello delle povertà estreme, estreme davvero, provocata dalla crisi climatica, tanto da incidere ormai fortemente, drammaticamente sulle migrazioni e sulla pressione migratoria che ci tocca ormai da tanti anni così direttamente. Gli obiettivi dell'agenda sono obiettivi di progresso. Il nostro compito è declinarli nei territori. Per noi significa anche far propri principi e valori che sono gli stessi della nostra Costituzione. Educare i cittadini alla consapevolezza dei propri diritti e ad agire per il riscatto quando necessario. E questo detto oggi ha una sua rilevanza. La lotta contro la povertà, come sapete, si fa con misure specifiche, concrete, che spesso sono intersettoriali, delle istituzioni pubbliche, anche in cooperazione con il terzo settore, con altri attori, con la Chiesa tramite la Caritas. Nel nostro paese il contributo della Chiesa è particolarmente rilevante, ma soprattutto cambiando il modello di sviluppo, prendendo consapevolezza delle enormi ingiustizie distributive, dello sfruttamento del lavoro e dell'ambiente, orientando le politiche al bene comune e alla sostenibilità. Già Gostoli citava Grazie.
il Magistero di Papa Francesco, no? Che forse è esemplare per dare un'indicazione in questo senso. Dobbiamo prevenire la povertà e quindi i bisogni di assistenza e i costi connessi a soddisfarli, con scelte predistributive di giustizia. Ecco, questo dico in un paese che ha ogni anno 100 miliardi, forse più, di evasione fiscale, eh? Che quindi, per fare solo un esempio importante, deve risalire da queste ingiustizie. La povertà è stata negli ultimi anni un fenomeno in crescita. Nel nostro paese c'è stato un salto di sensibilità negli ultimi 10 anni, va detto, e la costituzione dell'Alleanza contro la povertà, diciamo, avvenuta proprio 10 anni fa, il 12 dicembre si farà una celebrazione della fondazione dell'Alleanza, è stata un segno importante in questo senso. E la nostra associazione ALI, che allora era Lega Autonomia, è stata non a caso una delle associazioni fondatrici. Si sono messi in rete gli attori sociali già impegnati e le istituzioni territoriali, soprattutto gli attori sociali, devo dire. Si è riconosciuta nella sua dimensione una questione nazionale già diventata un'emergenza, già allora. Al contempo si è detto che non si accetta come normale la povertà. E poi la conquista del reddito di cittadinanza, che è del 1919, col primo. Con il governo Conte, reddito di cittadinanza che in realtà è un ammortizzatore sociale, ha rappresentato un salto di qualità dopo la battaglia sulla proposta del REIS, che fu del 2014, e direi che, diciamo, questa conquista, oggi messa in discussione, è stata dovuta anche alla pressione dell'Alleanza e dei suoi componenti. Ma detto questo, ancora oggi non c'è proporzione fra l'aggravarsi della crisi sociale che produce le povertà, con l'inflazione, i superprofitti, l'energia e quant'altro, e le misure adottate fino ad oggi e l'impegno che resta ancora da profondere. Le proposte dell'Alleanza verranno fatte dopo in due interventi autorevoli. Io mi soffermo soltanto un attimo nel dire che dobbiamo purtroppo nel frattempo contrastare vere e proprie regressioni. Ho detto dei progressi, oggi siamo in regressione, come quella che abbiamo denunciato con il superamento del reddito di cittadinanza. Io non entro nel merito, altri ne parleranno. L'Alleanza ha fatto un position paper. Paper esaustivo con analisi scientifiche, motivazioni forti e proposte concrete che mi pare non siano state colte, siano state disattese. E con 8 proposte, una delle quali riguarda direttamente i comuni. Ecco, su questa mi soffermo un attimo. La proposta numero 7, più risorse umane e finanziarie ai comuni. Leggo il passaggio perché è importante. I comuni, attraverso gli ambiti sociali, devono poter svolgere un vero e proprio ruolo di regia e a tal fine vanno rafforzati in termini di personale e risorse. Per questo è necessario prevedere sia un maggiore coordinamento tra servizi e tra amministrazioni attraverso dei protocolli operativi, sia un investimento straordinario di risorse finanziarie, strumentali e soprattutto umane, anche in deroga ai vincoli assunzionali. Questa è la nostra proposta rivolta al governo che oggi rilanciamo. Anche le regioni, naturalmente, che sono gravate in particolare dalla crisi del sistema sanitario nazionale, hanno compiti importanti e sono chiamate ad impegnarsi di più. Noi abbiamo inviato a tutti, i comuni una bozza di ordine del giorno che prende posizione sulla legge di bilancio e sui riflessi che questa ha sulle politiche
locali. Abbiamo sottolineato il tema delle difficoltà sociali e della povertà, abbiamo chiesto in modo esplicito, per esempio, che si rifinanzi il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione e il Fondo per la Morosità Incolpevole, no? E anche che siano finanziati progetti PINQA ammissibili, scalando la graduatoria, quindi insistendo per dare, come dire, maggiori possibilità all'edilizia per le famiglie e anche all'edilizia sociale. In una situazione in cui, lo sapete, l'Istat ha dato dati allarmanti anche per l'anno passato, il 2022. In condizione di povertà assoluta sono 2,18 milioni di famiglie, l'8,3% del totale, con una crescita dello 0,6% dall'anno precedente, e oltre 5,6 milioni di persone, 9,7% in crescita, come ho detto, del 6%. L'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 28,9%, quasi il 30%, quasi una su tre, e si ferma al 6,4%, diciamo così, per le famiglie composte solamente da italiani. L'incidenza di povertà relativa si attesta al 10,9%, è stabile rispetto all'anno precedente, e le famiglie sotto la soglia sono 2,8 milioni. 2,8 milioni. Ecco, ora sulle strumenti delle politiche nazionali andrò di corsa, ecco, dicendo soltanto dei titoli. Come sapete, fino alla caduta del governo Draghi potevamo contare su una spesa triennale per servizi e interventi sociali di oltre 2 miliardi. A questi si sommava un incremento ancora superiore ai trasferimenti monetari diretti in riferimento principalmente al reddito di cittadinanza e al nuovo assegno unico. Detto questo, i fondi fondamentali sono il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Povertà. Poi ci sono misure di carattere europeo, le vedete nella slide, non leggo, fino al PNRR. PNRR ha una misura per infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, con quasi un miliardo e 500 milioni di euro di disponibilità, e che nel nostro caso interviene, può intervenire a sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, su percorsi di autonomia per persone con disabilità, su housing temporaneo, stazioni di posta per le persone senza dimora. Quindi questi sono fondi importanti. Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ha risposto a tante esigenze, no? Da qui anche la sua insufficienza. Famiglie e minori, anziani autosufficienti, disabili, povertà, no? Disagi adulti, dipendenze, salute mentale e anche altro. Il Fondo Povertà e il Piano Nazionale di contrasto alla povertà consistono nella dotazione di risorse per rafforzare i servizi di accompagnamento dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza ieri, oggi vedremo, per rendere autonome queste persone o queste famiglie, definiti anche tramite i patti per l'inclusione sociale. Nell'ambito dei patti poi ci sono misure che riguardano anche
la possibilità di svolgere progetti utili alla collettività, con un compito importante per i comuni, i PUC, diciamo, questo è l'acronimo. Dunque, i fondi per le politiche sociali e contro la povertà sono indirizzati alle regioni e spesso tramite programmazione delle stesse regioni a ambiti territoriali sociali o a comuni, quindi aree fatte di più comuni o a comuni singoli. Noi abbiamo condiviso anche nella discussione fatta dall'ASBIS, con la quale collaboriamo, siamo dentro l'alleanza, rivendicazioni che riguardano le politiche territoriali. Abbiamo fatto, diciamo, nella fase di redazione dei rapporti annuali sull'attuazione dell'Agenda 2030 nei territori, che hanno anche una parte propositiva. E ci siamo concentrati, devo dire, soprattutto in questo caso, nella attenzione alla povertà minorile, nel caso della povertà assoluta, e nell'adozione di misure strutturali per quanto riguarda la povertà relativa. Qui ho messo per esteso nella slide diciamo, le proposte che abbiamo condivido, poi condivideremo anche le slide, quindi chi le vuole vedere per esteso le potrà leggere. Il programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà riguarda, diciamo, contiene e finanzia il sostegno all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà con il rafforzamento del sistema di accoglienza per le persone in nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale, l'accesso ai servizi dei giovani di minore età, in particolare poveri e indigenti, il contrasto alla deprivazione materiale per interventi di contrasto alla povertà alimentare attraverso la distribuzione di aiuti e altro, gli interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica a favore dell'autonomia delle persone non autosufficienti, degli anziani, per l'adattamento degli spazi, per la riqualificazione degli immobili per assistenza alloggiativa, per la costituzione e il potenziamento di centri di servizio, per interventi di ristrutturazione e ammodernamento, riconversione degli alloggi già esistenti. Quali tipi di povertà, diciamo, riducendo una complessità notevole, possiamo individuare? Ecco, qui le forme di povertà sono molte e diverse, vecchie e nuove, come si dice nel titolo, anche silenziose, poco visibili, tenute nascoste nelle famiglie, in certi ambiti sociali. Di solito si sommano mettendo la vita di persone e famiglie in discesa su un piano inclinato, se non si interviene. Sono la povertà per reddito, la povertà educativa e relazionale, la povertà minorile, la povertà alimentare, la povertà abitativa, quella sanitaria, la povertà energetica e la povertà digitale. Alcune caratterizzazioni sono più nuove, diciamo, no? Riguardano anche contingenze attuali, penso alla povertà energetica, al salto delle bollette, o la povertà digitale, il divario, no? Che opprime fasce ancora importanti di persone di una certa età, di una certa collocazione sociale. Ma esplode in modo nuovo, per esempio, la povertà abitativa, la carenza di investimenti, la penuria di risorse investite anche dai comuni con le loro società di realizzazione dell'edilizia pubblica,
oggi si sente e è diventato un fardello molto, molto grave, diciamo, per la condizione di povertà di tante famiglie. Qui, guardando alle azioni che i comuni possono fare, dobbiamo dare delle indicazioni di metodo, no? Anche di priorità del metodo. Intanto, in generale, superare gli approcci di tipo solo emergenziale, episodici, ecco, a favore di percorsi strutturati di inclusione sociale. Certo, meglio un intervento che nessun intervento, ma gli interventi effimeri, poi non lasciano una grande traccia, non risolvono i problemi. Si deve assicurare una presa in carico che, miri all'accesso, a diritti esigibili, a prestazioni universali, e a recuperare o a potenziare la capacità delle persone, così con un accompagnamento verso l'autonomia. Qui, per esempio, c'è un problema molto serio e specifico per tutta l'area dell'immigrazione. Io direi così, soprattutto le città sono state lasciate da sole ad affrontare accoglienza e integrazione. Questa è stata una sconfitta anche politica dei comuni e delle autonomie locali, pagata a molto caro prezzo. Quindi, che si può fare? Lavorare nelle scuole, aprendole anche oltre l'orario didattico, facendone, oltre che punto di incontro tra ragazzi e ragazze, punto di incontro, fra le famiglie. Creare contatti con le comunità e fra le comunità, evitando le chiusure, insistendo su insegnamento della lingua, individuazione dei bisogni primari, soprattutto di salute, e dei percorsi di accesso ai servizi. Sviluppare le reti di comunità, oggi anche attraverso il web, creare strumenti per la comunicazione di iniziative di cittadinanza sociale che facilitino l'incontro delle disponibilità. Supportare le persone nell'accesso ai servizi, in particolare migranti presenti sul territorio e senza dimora, che portano, disagio mentale e problemi legati alle dipendenze. Spesso è così, eh? Chiaro come queste politiche richiedono investimenti strutturali e sottolineo, competenze. Per questo è importante la proposta fatta dall'Alleanza che riguarda in primo luogo la dotazione delle competenze. Noi abbiamo, messo indicatori, rilevanti, 5 indicatori su 100 che sono, per, orientare il lavoro di monitoraggio volontario della rete dei comuni sostenibili, per i comuni, che stanno nella rete. Vedete, c'è la descrizione degli indicatori, addizionale IRPEF comunale, famiglie anagrafiche con reddito lordo equivalente inferiore all'importo dell'assegno sociale, contribuenti IRPEF con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro, famiglie che fruiscono dell'edilizia sociale e popolare rispetto agli aventi diritto, quelli che sono fuori, diciamo. Bassa intensità lavorativa delle famiglie anagrafiche. Naturalmente ci sono tra i 100 altri indicatori che misurano azioni utili a prevenire le povertà, e però questo set che, è oggi, diciamo, in opera si può anche ampliare e migliorare. In alcune parole, cercato di rappresentare dei principi guida per i progetti, per poi andare a concludere proprio per titoli sulle possibilità di progetti per i comuni: prossimità, aiuto, responsabilizzazione, inclusione, valorizzazione del patrimonio, presidio del territorio, per un welfare generativo, è chiaro che servono, competenze, figure professionali e gruppi di lavoro multidisciplinari, e servono anche, serve, diciamo, raccogliere e classificare le buone pratiche, gli interventi specifici. Nel preparare questa introduzione,
io ho fatto un po' di ricerca, ecco, non ho trovato luoghi dove questo lavoro sia fatto con completezza, con un aggiornamento necessario. Credo che questo sia un compito delle associazioni rappresentative a partire dall'ANCI. Allora, quali politiche e azioni, e concludo, dei comuni o delle ATS, degli ambiti, delle istituzioni sociali? Non si possono definire facilmente politiche standard perché i contesti regionali e territoriali sono altamente differenziati e sociale, sanitario, educativo si incrociano. Però abbiamo dei protocolli, abbiamo delle linee di indirizzo, sono, diciamo, nella legislazione che implica le risorse. Qui proviamo a indicarne una serie indicativa tratta dalle esperienze, poi avremo anche le esperienze che ascolteremo. In primo luogo, le politiche legate a misure universalistiche, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, come quelle sperimentate anche nel contrasto all'emergenza Covid, che hanno fatto scoprire aree di bisogno nel momento dell'emergenza. Creazione di fondi comunali di sostegno mirato. Spesso se ne fanno per il sostegno agli affitti. Non è vietato ai comuni fare fondi di sostegno. I comuni sono in difficoltà a farne con risorse proprie perché hanno una difficoltà grandissima ancora oggi sulla spesa corrente, e questa è spesa corrente. L'attenzione specifica per gli effetti dell'incidenza delle tariffe dei servizi di pubblica utilità, a partire da quelli per la distribuzione dell'energia. Il sostegno finanziario possibile con operazioni di microcredito rivolte a famiglie o a persone in difficoltà. L'obiettivo del completamento dell'obbligo scolastico. L'attenzione su questo non può essere soltanto l'attenzione delle direzioni scolastiche. Ci vuole un monitoraggio anche dei comuni e degli ambiti. L'aggancio relazionale con soggetti e famiglie in povertà o a rischio, con i meccanismi di aggancio. L'intervento per le persone senza fissa dimora, quindi dormitori, comunità, mense, centri di distribuzione. L'intervento per persone reduci dalla reclusione in carcere. Sono queste altre nicchie importanti di povertà e di grave disagio. La presa in carico socio-sanitaria e l'accoglienza diurna e notturna, soprattutto in aree di degrado, a forte incidenza delle tossicodipendenze, con le reti dei servizi di strada. La partecipazione delle persone prese in carico a progetti di integrazione sociale in attività di quartiere, pure il verde urbano e scolastico, tenuta di parchi, eccetera. L'istituzione di empori per la distribuzione o la vendita a basso prezzo di generi alimentari e di vestiario, anche in connessione con i progetti contro lo spreco alimentare. Noi ne condividiamo uno dei progetti come ALI e Rete dei Comuni Sostenibili con le ACLI e ne sarà parlato fra poco. L'incremento massiccio della dotazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, l'housing sociale integrato con l'attenzione sociale a persone e famiglie. L'esperienza dei Portirati, per esempio, dovrà diventare un'esperienza di riferimento ed essere diffusa. La territorializzazione dei servizi sanitari e il potenziamento della medicina di base di prossimità. Quindi l'investimento sull'identità dei quartieri, perché non siano o non diventino periferie, anche dove non dovrebbero esserlo, o delle frazioni con il sostegno ai luoghi dell'aggregazione, dell'incontro, circoli ricreativi, centri anziani, impianti sportivi, eccetera. Centri di facilitazione digitale diffusi. Ecco, questa è una serie di indicazioni di azione ripresa, diciamo, dalle esperienze concrete di tanti comuni che noi mettiamo a disposizione della discussione. Proponiamo di orientare e misurare l'azione dei comuni a partire da questi obiettivi. Perciò, diciamo, può essere necessario istituire alleanze contro la povertà comunali sul modello di quella
nazionale, sottoscrivere patti comunali o di zona contro la povertà specifici, che stanno dentro anche una programmazione più vasta, ma che siano specifici. Declinare anche a livello locale le intese fra le ANCI regionali e la Caritas, intese diciamo di carattere istituzionale, perché l'ANCI ci rappresenta in modo istituzionale. Approfondire i rapporti con le fondazioni di origine bancaria per rendere organico e incrementale il sostegno al welfare locale, che già viene prestato con esperienze di grande rilevanza, direi a partire da quelle lombarde della Fondazione Cariplo. L'alleanza contro la povertà a sua volta può dare indicazioni e fare focus sui comuni, cioè ingrandimenti specifici che riguardano proprio questa dimensione territoriale. ALI e la rete potranno collaborare con altri attori, sviluppando anche collaborazioni che sono già in atto, come quella con la Scuola Superiore Sant'Anna, che ha un settore importante di intervento su questo piano. Ecco, queste sono azioni e proposte di iniziativa, di impegno concreto per raggiungere gli obiettivi, direi facendo rumore, quando troviamo ostacoli che si frappongono all'imposizione di scelte di giustizia sociale che sono necessarie. Grazie. Grazie a Marco Filippeschi per l'intervento e le proposte molto concrete. Ora lascerei la parola per un saluto al presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Valerio Luciarini De Vincenzi. Buon pomeriggio, grazie Giovanni. Io ero già collegato prima, ma mi era stato dato un link da auditore, quindi non sono riuscito a prendere la parola. Sarò brevissimo, evidentemente, perché si è iniziato a ragionare sul tema, un tema fondamentale. Io ho partecipato a settembre all'iniziativa dell'Alleanza della Povertà, dove appunto comunicava dati drammatici, questi dati triplicati rispetto alla povertà negli ultimi 10 anni, e dove sono illustrate le proposte proprio sulla legge 85 del 2023. Abbiamo ritenuto necessario poter proporre questo momento di confronto, anche non solo di formazione ma anche di confronto, perché riteniamo che nella sostenibilità, lo diceva Giovanni, il pezzo fondamentale, ciò che concerne appunto l'Incipit, che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha avuto nel momento in cui ha determinato i principi essenziali dell'SDGs, era proprio quello stimolato dalla lotta alla povertà e dalla lotta alla fame. Configurare le responsabilità dei comuni significa anche rendere i comuni protagonisti di questa grande responsabilità, nonostante i comuni non siano, lo diceva Marco, non siano detentori di politiche attive rispetto alla tutela delle classi meno ambienti, ma i comuni sono il primo soggetto che intercetta le difficoltà. Quando parliamo dei comuni, noi lo diciamo sempre, ma ci piace ripeterlo, quando parliamo in particolare dei comuni italiani, parliamo di quelle realtà piccole, medie, che devono misurarsi con queste problematiche quotidianamente, e lo fanno attraverso strumenti dimensionati, a volte, molto spesso, strumenti, mi faceva riferimento Marco, gli ambiti sociali che vivono di una alimentata programmazione integrata tra comuni, no? Le città grandi hanno un ambito sociale che determina la programmazione dell'ufficio delle politiche sulle politiche sociali. I comuni piccoli e medi, parliamo della stragrande maggioranza dei comuni italiani, hanno ambiti sociali
nei quali la programmazione, il piano d'ambito viene determinato attraverso appunto una configurazione complessiva rispetto alle esigenze di più realtà, seppur evidentemente in zone omogenee. La cosa che più banale, che questa che è giusto anche dire per quanto riguarda il ruolo dei comuni sulle politiche sociali, lo accennava Marco, dai nostri dati negli ultimi 15 anni la riduzione dei trasferimenti sulla parte corrente di bilancio per i comuni tocca una media quasi del 40% in meno. Significa, quando noi, tra l'altro in questi mesi si parla molto delle tante risorse che grazie al piano nazionale di ripresa e resilienza vengono messe a terra dai comuni stessi di qualunque dimensione, milioni di euro che generano investimenti importanti, ecco, non sono quei milioni di euro che riescono a garantire una protezione immediata delle fasce meno abbienti, come io credo portavoce Antonio Russo, che ho avuto il piacere di ascoltare a settembre in quella iniziativa oggi, ci dirà sicuramente meglio. Così come la sanità, che diventa decisiva in un contesto di integrazione socio-sanitaria che possa implementare e debba implementare la propria azione di investimento, non ridurla e non ridurla, innanzitutto guardando a una capacità di sviluppare servizi territoriali che siano, diceva anche qui Marco, quindi il mio intervento è un po' ripetitivo rispetto alle tematiche che sono già state portate, ma che devono saper stare al fianco del cittadino, della famiglia, degli anziani in particolare, dei diversamente abili. Politiche derivate, perché poi quando parliamo di programmazione sul sociale, sulla sanità, sono programmazione e gestione che il legislatore delega alle regioni e che di fatto hanno una ricaduta, diciamo, derivata nei comuni. Ecco, noi vorremmo tentare di promuovere come rete dei comuni sostenibili una sensibilizzazione verso il protagonismo dei comuni su queste tematiche, un protagonismo non solo in termini di dibattito e di confronto, ma un protagonismo che possa, diciamo, manifestarsi attraverso degli strumenti che siano in grado, attraverso risorse che sostengano questi determinati strumenti, che siano in grado di dare risposte, le tante risposte che i cittadini chiedono ai sindaci, agli assessori, agli amministratori, e poi avremo modo di chiarire e meglio verificare il punto di vista degli amministratori, dei sindaci e degli assessori. Ecco, riteniamo che momenti come questo servano innanzitutto per aumentare questo tipo di consapevolezza che noi abbiamo, perché cerchiamo di appunto rappresentare al meglio le esigenze, le necessità dei comuni, e riteniamo che nel quadro della sostenibilità, nel quadro della strategia della sostenibilità, che noi auspichiamo possa essere, diciamo, parte allineata di una programmazione comunale, l'aspetto delle politiche sociali e della lotta alla povertà sia un aspetto assolutamente centrale a cui i comuni sono chiamati a corrispondere, ma che siano in grado di poterlo fare. Quindi vi ringrazio e andiamo avanti con questo bel confronto. Grazie Presidente. Ora passiamo la parola all'Alleanza contro la povertà, che desidero ringraziare di nuovo perché per noi rappresenta, come dicevo prima, un punto di riferimento solido e autorevole. L'Alleanza è formata da circa una quarantina, se non sbaglio, di organizzazioni sociali e civili e da 10 anni, come ricordava prima Filippeschi, svolge una funzione molto importante sulla povertà assoluta. Ed è diventata sempre più negli anni un luogo di studio, di proposte anche legislative concrete, sui temi della povertà.
Con piacere che lascio la parola, ringraziandolo di nuovo, ad Antonio Russo, portavoce dell'Alleanza contro la Povertà. Intanto buonasera a tutti e a tutti, grazie. Qualche ringraziamento non formale a Giovanni che sta conducendo benissimo questa serata. Grazie Giovanni, grazie anche per tutti i contatti di queste settimane. Grazie a Marco che mi sembra abbia fatto, come dire, nelle slide, abbia già dato delle indicazioni molto precise, per cui proveremo a snellire un po' le comunicazioni. Mi sembra che nella sua relazione vi fossero appunto dei punti di riferimento che possiamo fare almeno di ripetere. Quindi grazie davvero e naturalmente al presidente Lucciarini, ho trovato molto interessanti le cose che diceva e naturalmente confermiamo anche tutta la disponibilità a un lavoro che può continuare dopo questo pomeriggio. Naturalmente siamo contenti di lavorare con Ali per un po' di tempo, dalle origini. Avete sentito che l'Alleanza contro la povertà compie 10 anni, il 12 dicembre prossimo, nella sede nazionale delle ACLI, celebreremo i primi 10 anni di Alleanza contro la povertà. Quando è nata, auspicavamo in cuor nostro che, insomma, essendo un'associazione di scopo, diciamo così, no, dopo 10 anni, avviato il lavoro più importante, si potesse anche chiudere quell'esperienza. Invece, se i dati sono quelli che avete, come dire, ricordato voi, mi permetterò soltanto di aggiungerne qualche altro. È evidente che quel momento sarà certamente un momento celebrativo, di ricordo anche della storia, dei passaggi più importanti, ma anche di forte rilancio della presenza di un'alleanza che, come immaginava addirittura Marco, può forse assumere forme di presenza territoriale in futuro che fino a questo momento non abbiamo esperito. E un grazie particolare, lasciatemelo dire, a Oriano Giovanelli, che fa parte del comitato esecutivo e che è per noi un punto di riferimento importante, perché insomma, Oriano è, come dire, non solo disponibile a seguire sempre i lavori, ma ci aiuta tanto anche nelle organizzazioni delle cose a volte più complicate. La sua esperienza è per noi fondamentale. Quindi lo ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarlo. E allora, ciò detto, è già stato sottolineato, noi oggi discutiamo, intanto la molteplicità delle questioni che si incrociano con quelle della povertà le avete già dette voi. Non possiamo toccarle tutte, evidentemente, anche perché l'Alleanza contro la povertà si occupa della povertà assoluta, si occupa della povertà assoluta. Avete già fatto riferimento al position paper che è stato presentato 2 mesi fa al Senato, nel quale abbiamo fornito una serie di indicazioni. Abbiamo in prima battuta, appunto, detto al governo quali erano le cose che secondo noi, si stavano sbagliando, le cose che in qualche misura nella legge 85, secondo noi, fanno fare a questo paese qualche passo indietro pericoloso dal punto di vista del contrasto alla povertà. Poi la collega Giordana entrerà nel merito delle 7 proposte. Io mi fermerò sulla prima, cioè sulla premessa di queste 7 proposte, che è quella appunto di una legge che sostanzialmente ha modificato, diciamo, una delle cose che davamo ormai per assodato nel nostro ordinamento. Attraverso il REI, prima ancora che il reddito di cittadinanza, nel 2018, la questione della povertà assoluta viene affrontata con una misura universalistica, come sapete. Cioè, la vera prima questione che noi abbiamo posto all'interno del nostro position paper, lasciatemi dire, più che all'interno del nostro position paper, alle origini stesse della nascita di Alleanza contro la povertà, è che, diciamo, questo paese aveva bisogno intanto di una misura universalistica, cioè che non dividesse per categorie i soggetti che non solo sono in uno stato di bisogno, no? Ma che, come nel caso specifico della legge 85, oggi sono divisi per 2 categorie diverse, e cioè quelli che possono in qualche modo accedere al supporto alla formazione e lavoro, di cui diremo due cose successivamente, e quelli che possono in qualche modo usufruire dell'assegno di inclusione. L'assegno di inclusione, l'ADI, come viene definito, diciamo,
in acronimo, è sostanzialmente una misura molto simile, diciamo, al reddito di cittadinanza. È molto simile, non è il reddito di cittadinanza, perché la platea alla quale si rivolge è una platea ridotta, questo non lo dice Alleanza contro la povertà, ma l'Ufficio parlamentare di bilancio, sapete che l'Ufficio parlamentare di bilancio è proprio in occasione del varo di questa legge ha specificato alcune cose molto molto importanti. Intanto che questa misura avrebbe, tra virgolette, servito una platea di soggetti minori rispetto al reddito di cittadinanza. E così è. E noi non vogliamo fare le Cassandre, ma quando il reddito di cittadinanza alla fine di quest'anno si sarà completamente estinto, se possiamo dire così, le persone, i soggetti, le famiglie e le persone che non potranno più usufruire di una misura diretta di contrasto alla povertà aumenteranno. Oggi le cifre sono quelle che con molta precisione diceva Marco. Io non vi tedio con altre cifre, oltretutto abbiamo una ricerca al giorno sui numeri che restituiscono un'immagine della povertà nel nostro paese molto molto pesante. E cioè la povertà si è strutturata nel nostro paese. Abbiamo chiesto nel corso di questi anni che si strutturassero le politiche di contrasto alla povertà, purtroppo è diventata strutturale la povertà. I numeri sono quelli che diceva Marco, siamo quasi a 6 milioni di persone, siamo quasi a 2 milioni e 180 mila famiglie, il dato dei minori è un dato che fa tremare le vene nei polsi, perché stiamo parlando di 1.400.000-350.000 minori che vivono in povertà assoluta, attenzione, non in povertà relativa. Noi siamo uno dei pochi paesi in Europa che si è dotato di questo strumento di misurazione, no, della povertà, che misura per povertà assoluta. Normalmente in Europa si misura su un altro parametro, che è quello della povertà relativa. La nostra preoccupazione è che molte persone, molte famiglie che oggi vivono in povertà relativa, a causa di una serie di politiche, diciamolo pure, perché altrimenti rischiamo di girare intorno alle questioni e non le affrontiamo, e anche forse, lasciatemi dire, al combinato disposto di alcune politiche che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra, ecco, potrebbe appunto quella platea di soggetti che oggi vive in povertà relativa potrebbe scendere verso sotto. E quindi avere questo numero che oggi si è fermato a 6 milioni potrebbe addirittura aumentare. A questo naturalmente ci sono quelle nuove forme di povertà che pure esse meritano di essere ricordate, cioè la povertà energetica, che oggi riguarda quasi 2 milioni e 200 mila persone, e oltre alla povertà alimentare, anch'essa non va dimenticata, a fronte di, come sapete, un mercato libero dell'energia e del gas che non so quale altre situazioni potrà creare in seguito. Questo è il quadro generale. In questo quadro generale, che ci restituisce cosa? Un paese nel quale nel corso degli ultimi 15 anni, più compiutamente, la povertà assoluta si è triplicata. Questa è la verità. Cioè non possiamo più, l'abbiamo detto a più riprese nel corso di questi mesi, molto probabilmente lo ripeteremo anche il 12 di dicembre prossimo, in occasione del decennale dell'Alleanza contro la povertà. Non possiamo avere il passo di un paese che interviene con bonus, con misure non strutturali, quasi a metterci una pezza di volta in volta, no? Senza avere un'idea precisa di qual è il percorso che bisogna fare per risalire la china, perché il problema adesso è risalire la china. Se i numeri sono questi, bisogna risalire la china. Che cosa è successo sostanzialmente? Poi, diciamo, provo anche a planare su, diciamo, delle conclusioni, in modo da lasciare a Giordana la possibilità di entrare nel merito, diciamo, delle sette proposte che abbiamo all'interno del position paper, che volevo dire a chi ci sta ascoltando, può essere scaricato dal sito dell'Alleanza contro la povertà, www.alleanzacontrolapovertà.it. Se andate nella nostra pagina potete scaricare non solo questo documento, ma anche tutti i documenti che nel corso di questi 10 anni l'Alleanza contro la povertà ha prodotto. Quindi cosa è successo sostanzialmente? È successo che il reddito di cittadinanza, che lo ricordo, finisce, si estingue alla fine di questo mese sostanzialmente,
è stato diviso in buona sostanza in due misure diverse. La prima misura è l'ADI, l'assegno di inclusione, e la seconda misura è il supporto alla formazione del lavoro. Quindi cessa lo schema di reddito minimo nel nostro paese con l'introduzione di questa misura. Lo ripeto, noi l'abbiamo fortemente contestato questo e continueremo a contestarlo per tutta una serie di ragioni, non ultima perché è difficile dividere le persone che vivono in situazioni di fragilità sociale in categorie, cioè si dividono sostanzialmente, secondo il legislatore, gli occupabili dai non occupabili. Tra i primi ci sono praticamente persone che vanno fino ai 18 anni di età, e quindi questi, insieme a questi, persone che praticamente superano i 60 anni di età o i disabili, tutti quelli che vanno, diciamo, dal compimento del 18° anno di età fino al compimento del 60° anno di età, quindi 59 anni e 363 giorni più o meno, vengono, diciamo, con quale criterio, per quale ragione, devo dire che ancora non ci è nota la ragione per la quale si fa questa scelta, appunto, questa filosofia cambia sostanzialmente anche il modello che avevamo, appunto, pensavamo si fosse consolidato nel nostro ordinamento, invece, come vi ho detto prima, viene rivisto, sostanzialmente rivisto, e viene cambiato. Ecco, fino a 18 anni, poi ci si iscrive, dice il legislatore, ad un corso di formazione che oltretutto, come dire, ha delle regole particolari. Questa seconda misura può essere soltanto per un anno, e un appunto aiuto alla formazione. Si percepisce questa misura soltanto se si frequenta un corso di formazione. Questo naturalmente mette in campo una serie di questioni che sono dirimenti, e cioè si suppone il fatto che tutte le persone che vivono, diciamo, da Trieste a, non lo so, a Caltanissetta, visto oggi le statistiche del Sole 24 Ore, insomma, ci sarebbe da fare qualche commento a questo proposito, si trovino nella stessa condizione, cioè abbiano tutti la stessa possibilità, per esempio, di accedere anche a iniziative formative che, secondo l'idea del legislatore, dovrebbe accompagnarli, no, a un processo inclusivo nel mercato del lavoro. Non è così, come sappiamo. Non è così perché non è stato così già per la misura precedente al supporto alla formazione del lavoro. Non è stato così, tanto per intenderci, per il reddito di cittadinanza, che era specificamente una misura laborista. Il reddito cittadinanza nasce per essere una misura laborista, cioè una misura che sostanzialmente avrebbe dovuto accompagnare le persone al lavoro. Lo sappiamo tutti, è inutile che io riciti o ritiri fuori dei cassetti statistiche che ci dicano che quello è stato un punto di fallimento del reddito di cittadinanza. Si pensa, appunto, che attraverso questa opportunità di un corso di formazione professionale si possano in qualche misura accompagnare al lavoro qualche migliaio di persone che, come sappiamo, hanno a volte figure professionali che non consentono una conversione immediata, cioè non basta un corso di formazione per poter entrare nel mercato del lavoro. A questo aggiungiamo il fatto che evidentemente ci sono situazioni, ci sono territori dove la difficoltà maggiore, appunto, è trovare lavoro. È trovare lavoro, dove ci sono più difficoltà, oltretutto, nei processi di presa in carica, sia dal punto di vista dei comuni, sia dal punto di vista anche degli uffici di collocamento, cioè dei centri per l'impiego, tanto per intenderci, strumenti che funzionano limitatamente alle loro possibilità, evidentemente. Anche questi scontano evidentemente pochi investimenti fatti nel passato. Ciò detto, queste due misure servono due platee differenti. In mezzo c'è chi ha perso un lavoro e non per colpa sua, non avrà, se ha 18 anni e un giorno, non avrà la possibilità di accedere naturalmente a nessuno, o meglio, all'ADI non potrà accedere, dovrà accedere al supporto della formazione e al lavoro, con risultati che non sempre sono soddisfacenti. Ora, la nostra idea, perché abbiamo contestato intanto, diciamo, questa divisione incomprensibile, no, tra occupabili e non occupabili, è perché la nostra idea è che le persone in difficoltà non hanno né colore della pelle, tanto per intenderci. Se vedete le statistiche alle quali si riferiva prima Marco, vi renderete conto che
diciamo, nelle categorie di persone più vulnerabili ci sono proprio gli immigrati, ci sono proprio gli immigrati e non gli immigrati quelli che arrivano, che sono arrivati ieri sera, ci sono proprio gli immigrati, quelli che sono qui da 5 anni, magari sono appunto regolari, sono immigrati regolari, ma hanno più difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro, quindi è difficile distinguere per categoria chi ha una, si porta alle spalle una situazione di fragilità sociale. Non si può dividere per età, evidentemente, e soprattutto la multidimensionalità della povertà oggi ci porta a dire che spaccare in due questa platea, come se fosse possibile decidere chi può stare da una parte e chi può stare dall'altra, insomma, è davvero molto molto complicato. E cosa succederà, diciamo, dal 1 gennaio? Lo vedremo. La nostra preoccupazione più grossa, voglio, diciamo, visto che ho a disposizione la possibilità di una platea di amministratori locali, è che tutti i soggetti che non entreranno in queste due categorie, mi pare che in un passaggio che veniva fatto proprio da Marco prima, se non dal presidente, nel suo intervento precedente. Tutti i soggetti che non entrano, che non avranno la possibilità di accedere all'ADI o di accedere al supporto alla formazione e lavoro, come in un imbuto finiranno, appunto, finiranno dove? Nei luoghi di prossimità, come si diceva prima. I luoghi di prossimità sono i comuni, sono i sindaci, normalmente sono i servizi sociali di quel comune, i servizi sociosanitari, oppure i servizi per il lavoro. Oppure i servizi per il lavoro. Cioè, come se a un certo punto si dicesse tutto ciò che riusciamo a risolvere con queste due misure, come dire, sarà affrontato dai comuni e dalle amministrazioni comunali. Ma mi sembra, oltretutto, che la situazione diventa ancora più complicata allorquando si analizza la legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, che mi sembra immodificabile. Voglio anche comunicarvi che diciamo, le proposte nelle quali entrerà nel merito fra un attimo Giordana sono diventate in qualche modo degli emendamenti che abbiamo proposto, diciamo, al governo. Alcuni sono stati assunti da alcune forze della maggioranza. Devo anche dichiarare, diciamo, che ho poca fiducia che qualcosa di quella sarà tenuta in conto. Mi sembra che è blindata quella manovra. Insomma, è complicato immaginare che alcune delle proposte che derivano appunto da quel position paper possano essere assunte. Ciò detto, è poco poco evidente che se in quella legge di se tutto. Se, diciamo, i comuni diventano degli imbuti, se le amministrazioni, i luoghi di prossimità diventano degli imbuti dove queste persone si rivolgono perché non hanno altro modo, non avendo più il reddito di cittadinanza, non avendo l'ADI, non avendo il supporto alla formazione e al lavoro, è molto molto probabile che accada quello che è successo nell'agosto scorso. No? Qui ci sono sindaci, amministrazioni, vi ricordate che in alcune amministrazioni la situazione era ingestibile già nell'agosto scorso, cioè quando è partita la prima parte di questa legge. Ora, naturalmente auspichiamo che questo non accada, anche se, insomma, qualora vi fosse stata l'idea di promuovere fortemente i comuni, promuovere fortemente i luoghi di prossimità, i territori, diciamo, le amministrazioni comunali, in prima battuta. Noi siamo stati i promotori di una proposta che secondo noi è ancora assolutamente attuale, cioè quella del reddito di inclusione sociale, del REIS, che non è il REI. Il REI ha avuto, diciamo, nella nostra vicenda normativa, lo ricordiamo con molto piacere, perché è quello attraverso il quale è stata introdotta nel nostro ordinamento la prima vera misura diretta di contrasto alla povertà assoluta. Ma, diciamo, era per noi ed è ancora per noi la terra promessa, il REIS, cioè il reddito di inclusione sociale, proprio perché la dimensione delle comunità e dei comuni per noi è una dimensione molto molto importante. Non siamo ancora arrivati, c'è nessun provvedimento che è stato assunto nel corso di questi anni è giunto al punto da poter realizzare quella proposta che Alleanza contro la povertà aveva fatto 10 anni fa. Ciò detto, io guardo la legge di bilancio e mi rendo conto che se, diciamo, il legislatore avesse voluto puntare sulle amministrazioni comunali, mi pare di capire che non ci sono grandi risorse in quella legge di bilancio per i comuni.
Questo è l'altro elemento che purtroppo riscontro, diciamo così, guardando la legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio. Ecco, allora, come dire, dobbiamo fare i conti con che cosa? Quindi noi insistiamo sul fatto, e poi mi fermo qui perché insomma ci sono altri 7 punti che saranno analizzati dalla collega, insistiamo sul fatto che quel principio universalistico della misura deve essere reintrodotto. Partiamo di lì. Partiamo di lì, secondo noi, ripeto, non è possibile dividere per categorie. Guardate, oltretutto, se noi facessimo un esame anche con legislazione di altri paesi europei, ci renderemmo conto che, diciamo, quasi tutti i paesi europei hanno un reddito minimo inserito nel loro ordinamento. Cioè hanno comunque una misura di contrasto alla povertà. Quindi davvero stiamo ragionando di qualcosa che ci porta indietro almeno di 8-9 anni. Quindi in primis ritornare lì, ritornare a una misura che sia universalistica, lo ripeto, e non categoriale. Dopodiché evidentemente bisogna agire su una serie, diciamo, di altre questioni che secondo noi devono mettere quelle appunto le organizzazioni, ma soprattutto i comuni, cioè quegli enti di prossimità nella condizione di far appunto di affrontare questo momento con un momento molto complicato, molto difficile, con una tranquillità che fino a questo momento sentivo, diciamo, anche chi mi ha preceduto non c'è. C'è un tema che riguarda le minori risorse, c'è un tema di un potenziamento, un forte potenziamento del sistema di infrastrutturazione sociale. Lo abbiamo chiesto spesse volte nel corso di questi anni anche all'interno del position paper, non mi pare si vada in questa direzione. C'è un tema di potenziamento anche dei sistemi, dei servizi per il lavoro, anche questo è dentro quella, diciamo, quel position paper. C'è un problema che riguarda i LEP. Noi abbiamo un LEP che dovrebbe già essere a regime, quello degli assistenti sociali, tanto per intenderci. Ma anche questo ci sembra fortemente incompiuto. Anche lì è chiaro che se la presa in carico deve essere fatta da un comune, se non si ha personale disponibile a fare queste cose, diventerà assolutamente tutto più complicato. Dulcis in fundo, nel quadro delle cose che, lasciatemi dire, questa è più una preoccupazione personale che come portavoce di Alleanza contro la Povertà, vi è sullo sfondo anche la possibilità di una riforma in senso regionalista dello Stato, come sapete, in un paese che è diseguale e in cui, diciamo, tutte queste differenze, tutte queste preoccupazioni che sono state in qualche modo già presentate, rappresentate da Marco, tutte queste preoccupazioni diventano dei veri problemi in alcune amministrazioni dove c'è un ritardo, diciamo, che è evidentemente più difficile da colmare. Ora, noi faremo la nostra parte, siamo disposti naturalmente a continuare nel lavoro che abbiamo fatto, che è un lavoro sostanzialmente di studio, di proposta. Non c'è nessun desiderio, abbiamo nel corso di questi 10 anni fatto osservare anche i governi precedenti, intanto che, diciamo, sulle misure di contrasto alla povertà ci pare che non si trovi pace nel nostro paese. Negli ultimi 10 anni sono state cambiate 5 misure di contrasto alla povertà. Serve un patto di legislatura, serve un patto che vada oltre la legislatura. Non è possibile considerare che i poveri siano un problema della destra, della sinistra, del centro o di chi è. I poveri, le persone in difficoltà, se questi sono i numeri, se questi sono, parliamo di percentuali quasi vicine al 10% della popolazione. Bene, per cortesia, se l'approccio può non essere ideologico, saremmo tutti più felici, saremmo tutti, perché è un tema che riguarda tutti, un tema che riguarda tutti. Ecco, quindi questo è quello che ribadiremo. Naturalmente colgo l'occasione per offrire tutta la nostra disponibilità anche ad un lavoro di formazione. Mi sembra molto interessante questa proposta che faceva Marco nel suo intervento. Con le amministrazioni comunali, perché no, non ci siamo, diciamo, mai spinti fino a questo punto. Alleanza contro la povertà ha, diciamo, dei referenti regionali, portavoce regionali, ma ai livelli comunali, quelli più vicini appunto alla gente, quelli di prossimità, non siamo mai arrivati. È una valutazione che faremo. Io sono ben contento appunto di sottoporla anche, diciamo, al comitato esecutivo non appena possibile. Grazie davvero.
e per la parte, diciamo, relativa ai 7 punti, poi c'è la correga ad integrare. Grazie ad Antonio Russo per l'intervento articolato, puntuale e preciso. Tra l'altro condividiamo la necessità di una misura strutturale che dia anche stabilità al lavoro che in qualche modo svolgono i comuni e le amministrazioni locali e rilanciamo la proposta che ha fatto Filippeschi di lavorare da domani con le amministrazioni comunali per dei momenti di approfondimento. E ora Giovanni, lascio. io Sì. scusami Giovanni, ma come ti avevo preannunciato, ho un'aggiunta volante. Se posso darti il mio contributo telegrafico, una testimonianza tra un po' in tempi rapidi. Subito dopo la presentazione del position paper dell'Alleanza contro la povertà di Giordana Pallone, facciamo intervenire Grazie, Giordana, così scusami. niente, concludiamo, poi sei il primo intervento, Domenico, grazie a te. Giordana, a te la parola. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito, mi unisco ai ringraziamenti di Antonio Russo per questa occasione sicuramente importante per la necessità di fare formazioni e capire anche nel dettaglio un po' quali sono le problematiche dell'attuale impianto normativo. Sarò molto breve perché credo che molto abbia già detto Antonio, in particolare rispetto alla proposta macro, cioè quella di ripristinare una misura che abbia le caratteristiche dell'universalità e non della categorialità come l'impianto prodotto dal decreto lavoro e dalla sua legge di riconversione, diciamo, anticipato dai provvedimenti inseriti nella legge di bilancio dello scorso anno con l'interruzione della di cittadinanza trascorsi i 7 mesi che quest'estate abbiamo visto hanno creato non pochi problemi, non proprio disagio. Quindi senza diciamo, ripetere su quanto detto Antonio rispetto alla necessità del ripristino dell'universalità di una misura di contrasto alla povertà, se di questo vogliamo parlare e non di misure di altra natura, diciamo, perché l'universalità ne ha una sua connotazione fondamentale, brevemente vi propongo al dibattito le proposte che l'Alleanza contro la povertà ha presentato nelle settimane passate in relazione a quello che erano i cambiamenti prodotti con l'introduzione dell'assegno inclusione e supporto formazione e lavoro. In particolare, diciamo, essendo la ragione sociale, diciamo, dell'Alleanza contro la povertà occuparsi del contrasto alla povertà, sono focalizzate sull'assegno di inclusione e non sul supporto con la formazione e lavoro che ha tutta, pur avendo dei requisiti economici per accedervi, ha delle caratteristiche che poco hanno a che vedere con la lotta alla povertà, il contrasto alla vulnerabilità e alla marginalità propriamente detti. La prima delle diciamo, proposte in subordine all'universalismo, di questo universalismo, è quello di ripristinare la soglia di accesso differenziata per i nuclei familiari che sono in locazione, che è una previsione, diciamo, prevista che è già inserita nell'impianto normativo del reddito di cittadinanza, che è molto ripreso rispetto ai requisiti economici e patrimoniali nell'assegno di inclusione, salvo per questa differenziazione, cioè la soglia reddituale di accesso all'assegno di inclusione è 6.000 euro annui, a prescindere dal fatto che il nucleo familiare sia o non sia in locazione, cioè pagare un affitto. Questo ovviamente incide molto nella capacità di spesa e di sostenibilità del nucleo familiare e che il reddito di cittadinanza considerava innalzando a 9.360 euro la soglia reddituale anche per chi era in locazione. Questa crediamo sia un provvedimento che andrebbe, cioè una misura correttiva andrebbe adottato, che anterebbe in modo importante la platea, perché abbiamo stimato in 145.000 i nuclei che potrebbero beneficiare di questa modifica, che quindi potrebbero accedere alla misura che oggi gli è preclusa a ragione della
della non possibilità di stare nei parametri individuati e avrebbe un costo di circa 150 milioni annui. La seconda proposta che ha già citato Antonio è quella della riduzione del vincolo di residenza protratta da 5 anni a 2 anni, riconoscendo, diciamo, il passo avanti fatto da questo impianto rispetto alla cittadinanza, che ricordiamo aveva un requisito di residenza di 10 anni, che per questa misura è stato ridotto a 5 anni, probabilmente anche in ragione della procedura di infrazione che è stata avviata dalle istituzioni comunitarie l'ultima non più tardi di questa primavera, e che però, diciamo, non salva da una nuova procedura, perché il requisito di residenza a 2 anni è contrario ai regolamenti comunitari, non solo rispetto ai cittadini, alla parità di titolo di accesso alle prestazioni sociali per i cittadini extracomunitari e per i cittadini comunitari, ma anche rispetto all'accessibilità delle prestazioni sociali per gli stessi cittadini comunitari, perché il vincolo di residenza riguarda sia i cittadini italiani, ma anche i cittadini comunitari, e mentre il regolamento dell'Unione Europea prevede una permanenza di 3 mesi nel paese in cui si vuole accedere a una prestazione. Va notato anche che nell'assegno di inclusione si introduce una nuova fattispecie di residenza protratta che potrebbe andare a penalizzare i lavoratori stagionali stranieri o che tornano o che sono in quei paesi di origine è molto lontano dal nostro, e che quindi sono soliti, diciamo, magari accumulare i periodi di ferie per avere un periodo di presenza di ritorno a casa più lungo, e questo, diciamo, uno dei commi introdotti nel decreto potrebbe portare a una ulteriore penalizzazione per i cittadini stranieri, ma, diciamo, anche stando solamente al vincolo dei 2 anni, diciamo, ci sembrano confermati i profili discriminatori che già c'erano nel reddito di cittadinanza. Questo tipo di intervento amplierebbe i nuclei familiari beneficiari della misura di 15.000 unità e avrebbe un costo di circa 120 milioni di euro annui. La terza provvedimento che riteniamo necessario concerne la scala di equivalenza. Voi sapete che per accedere al beneficio e per la quantificazione del beneficio stesso viene adottata, come per le altre, diciamo, una scala di equivalenza che indica un coefficiente per il quale va moltiplicata, diciamo, vanno moltiplicate gli indicatori economici che definiscono quindi l'accesso o meno alla misura e la determinazione del beneficio. Come già per il reddito di cittadinanza, si introduce una scala di equivalenza ex novo, non si adotta quella già usata per identificare l'ISEE, che è l'indicatore che conoscete benissimo, essendo amministratori locali, per accedere alle prestazioni sociali, ma ne individua una nuova ulteriore rispetto a quella della che già che è con il reddito di cittadinanza, e che volendo è ancora più penalizzante, anzi senza volendo, e che è nei fatti ancora più penalizzante rispetto a quella del reddito di cittadinanza, più penalizzante rispetto ai nuclei che si vorrebbe tutelare maggiormente, cioè quelli più in difficoltà, i nuclei più numerosi, in particolare i nuclei con minori, perché anche in questa scala di equivalenza si prevede un tetto massimo, quindi a prescindere dalla numerosità della famiglia, se si raggiunge quel tetto come di coefficiente non si va oltre, e non si il valore, diciamo, attribuito ai componenti di minore età è più inferiore a quello precedente, perché 0,15 o 0,10 in presenza di più di due figli, e soprattutto non si considerano i componenti adulti che non abbiano carichi di cura o che non siano disabili o con non autosufficienza grave, o che non siano over 60. Per cui, per fare un esempio molto banale, un figlio
di 19 anni, che quindi fa parte del nucleo familiare, non è conteggiato all'interno della, non è conteggiato ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, a meno che non abbia una disabilità o non sia non autosufficiente. Per cui, diciamo, se in prima battuta riterremo utile adottare la scala di equivalenza ISEE anche per uniformità del sistema di prestazioni sociali, quantomeno che si introduca un coefficiente pari a 0,25 per i componenti di maggiore età successivi al primo che sono all'interno del nucleo familiare, 0,25 perché è una. E l'abolizione del tetto proprio per conteggiare nel computamento i nuclei familiari numerosi. Questo tipo di intervento allargherebbe la platea di 64.000 famiglie e avrebbe un costo di 620 milioni, perché andrebbe a incidere sia in termini di numerosità di accesso, sia in termini di beneficio economico riconosciuto, ovviamente. Per questo avrebbe un impatto un po' più superiore a quelli che ho citato nelle prime due modifiche. Un quarto intervento che andrebbe apportato e che diciamo, soprattutto di questi tempi ci sembra molto necessario è la previsione dell'indicizzazione dei benefici e dei parametri di accesso a partire dall'anno prossimo, dal 2025, così come è già previsto per l'assegno unico per i figli, cioè le prestazioni sono sempre l'unica prestazione per cui non si prevede un'indicizzazione all'aumento del costo della vita, proprio per quella, diciamo, quella prestazione per quei nuclei che più invece risentono degli incrementi del costo della vita. Queste prime, diciamo, quattro modifiche sono quelle relative alla costruzione più, diciamo, della parte più economica, se volete, della misura, che concernono quindi i parametri di accesso e modalità e quantificazione e erogazione del beneficio. Le altre quattro modifiche sono invece sulla seconda, insomma, il secondo pilastro, se possiamo chiamarlo, di quelle che sono le misure di contrasto alla povertà, che concernono e concernono i percorsi di inclusione, l'inclusione sociale e lavorativa, su cui anche, diciamo, con questo intervento normativo non si fanno passi avanti che sarebbero dovuti che si sarebbe dovuti fare, né si, diciamo, trae insegnamento dalle problematiche che già avevamo riscontrato con il reddito di cittadinanza. Anzi, da un certo punto di vista c'è un certo accanimento su alcuni fronti. Velocemente, si peggiora, se è possibile, l'offerta congrua che i beneficiari sono tenuti ad accettare per non perdere il beneficio. Ricorderete che ci fu molta polemica anche rispetto al fatto che con il reddito di cittadinanza si potevano rifiutare fino a tre offerte di lavoro che avevano delle determinate caratteristiche di vicinanza o meno al luogo di residenza, eccetera. Con il segno di inclusione si peggiora ulteriormente perché l'offerta rifiutabile è una, insomma, rifiutata la prima. Si perde già, meglio, nessuno, perché non si può rifiutare nessuna offerta che non sia di lavoro, che non sia corrispondente alle caratteristiche che vengono elencate nella norma e che ancora una volta, anche questa volta, non sono rispondenti a quelle che valgono per tutto il resto, diciamo, della popolazione. Cioè, se un percettore di NASPI avrà una congruità delle offerte diversa da quella migliore, diciamo, diverso rispetto a quella del percettore dell'assegno di inclusione. Per fare un esempio su tutti, il percettore dell'assegno di inclusione sarà tenuto ad accettare una qualsiasi offerta di lavoro a tempo indeterminato in qualunque parte del territorio nazionale. Cosa che per esempio appunto per i percettori di NASPI di 12 mesi non è, e non è neanche dopo
mentre invece solo per il tempo determinato entro 80 km. Ora, se una famiglia va da sé, che se una famiglia in condizioni di un nucleo familiare in condizioni di povertà gli viene offerto un lavoro anche a tempo indeterminato lontano da casa, dovrà sostenere dei costi banalmente di trasferimento che sicuramente non si può permettere, per cui si crea un cortocircuito di fondo, oltre a una noncuranza non da poco nei confronti delle caratteristiche dei nuclei beneficiari e delle caratteristiche del mercato del lavoro. Questo si accompagna al fatto che il vero problema delle offerte di lavoro non è mai stato, e questo lo ha certificato l'ANPAL, il rifiuto di offerte di lavoro da parte dei beneficiari della cittadinanza, ma la non sussistenza di adeguate offerte di lavoro, cioè il fatto che non fossero offerte, che non ci fossero offerte di lavoro per il beneficiario del reddito di cittadinanza, perché ha richiesto un lavoro di presa in carico di inclusione attiva, di politiche attive, che richiedeva invece un investimento di altra natura sui centri per l'impiego, cosa di investimento che ad oggi continua a non esserci, sia nella mancata attuazione del piano di potenziamento previsto dal decreto 4 del 2019, sia in termini di rafforzamento di qualificazione delle offerte formative e di pacchetti di tirocini che i centri per l'impiego, anche nell'ambito del programma GOL, sono in grado o non sono in grado di offrire ai beneficiari della misura di contrasto alla povertà. E questo è ovviamente il cortocircuito finale di un provvedimento che non tiene conto in modo adeguato della realtà, non solo del mercato del lavoro, e ora vengo al sesto punto, ma anche della realtà dei servizi territoriali. E questo si lega agli altri punti successivi sull'inclusione sociale. Per quanto riguarda la sostenibilità delle misure del mercato del lavoro, anche un'altra proposta, la sesta, che abbiamo avanzato, è relativa alla migliore, una migliore cumulabilità tra reddito lavoro e beneficio economico di sostegno al reddito, con una riduzione fino al 60% dell'aliquota marginale, proprio per fare in modo che, stante un mercato del lavoro che è ancora molto lavoro a termine frammentato e diciamo, e non è una condizione di povertà di partenza che hanno i beneficiari di queste misure, la possibilità di cumulare in misura maggiore, almeno per il primo anno, il reddito lavoro e il beneficio economico consentirebbe di evitare quella trappola della povertà per cui c'è un'offerta, diciamo, anche le stesse offerte di lavoro che possono essere presentate non sono diciamo, sufficienti a garantire una vita dignitosa, che è un problema strutturale del mercato del lavoro, ma che rischia di, cioè che attiva un cortocircuito quasi insanabile laddove c'è una situazione di povertà di margine estrema. Le ultime due proposte le faccio insieme per velocizzare, sono relative al ruolo dei comuni, e questa è la parte che forse più mi interessa, e sono una che è la più importante forse rispetto alla necessità di rafforzare adeguatamente l'infrastruttura sociale dei territori, in particolare dei comuni, degli ambiti territoriali sociali e del segretariato sociale, perché troppe volte abbiamo visto che nonostante, diciamo, il finanziamento per l'assunzione, per il raggiungimento del livello essenziale di prestazioni in relazione al rapporto assistenti sociali popolazione, che è stata, diciamo, una imposizione, tra virgolette, anche sulla spinta della necessità di garantire un supporto a chi percepiva il reddito di cittadinanza, e direi prima per il reddito di cittadinanza dovesse preso in carico, ma manca anche tutto il resto della filiera dell'inclusione sociale. Ora lo dico in modo semplificato, sia perché sapete meglio di me di che cosa parlo, sia perché non farla troppo lunga, ma la povertà è un fenomeno complesso che ha una molteplicità di cause e di conseguenze, e perché il nucleo beneficiario sia
accompagnato in un percorso di inclusione possa uscire dalla condizione di povertà, serve, oltre al beneficio economico, sulle cui criticità ho detto poco fa, serve che ci sia quella rete di servizi pubblici territoriali capaci di prendere in carico dal segretariato, cioè dalla informazione su come fare la domanda, a chi farla, all'attivazione di tutti quei servizi e quelle politiche, quegli interventi che solo l'amministrazione pubblica può fare e solo l'amministrazione pubblica territoriale può fare, dal supporto abitativo laddove serve, a quello educativo, all'assistenza domiciliare, a tutta quella rete di attività che appunto, gli enti locali sono il primo avamposto del sistema di welfare del nostro paese e per cui serve un maggiore rafforzamento, finanziamento, veniva ricordato prima, del Fondo delle politiche sociali e del Fondo Povertà, servirebbe non tagliare come fa l'ultima legge di bilancio le risorse disposizione dei comuni e degli enti locali e fare in modo che ci sia uno sblocco, lo sblocco delle assunzioni per consentire anche a quei comuni più piccoli di avere personale adeguato a rispondere a questo bisogno. E tutto questo servirebbe anche per garantire e dare una dignità a quelli che sono, questo è l'ultimo punto e finisco, i progetti utili alla collettività che nell'impianto normativo sono visti come degli strumenti di attivazione e di inclusione, e invece per la loro, noi siamo convinti che per la loro vera efficacia e anche per non essere solo un aggravio sulla diciamo, gestione amministrativa da parte degli enti locali, devono avere una prima istanza, una funzione, diciamo, una matrice di volontaristica, non deve essere un obbligo imposto al beneficiario della misura di sostegno al reddito, un'ottica risarcitoria, ma deve essere parte di un percorso più complessivo e valutato da un'equipe multidisciplinare, che è quella che deve essere composta dalle professionalità degli enti locali, che valuta la definizione di un progetto tarato sulla specificità e bisogni del percettore e della sua famiglia. Scusate se l'ho fatta troppo lunga, spero di essere stata chiara, grazie ancora. Grazie Giordana, chiarissima. Tanto ti ringraziamo per la sintesi perché poi le proposte sono molto articolate e ricordo che possono essere consultate nel sito dell'Alleanza, alleanza contro la povertà.it. Grazie ancora. Ora passiamo alla seconda parte del webinar, il punto di vista degli amministratori e l'esperienza locale. Per primo vorrei fare intervenire Italo Sandrini, assessore del Comune di Verona, che oltre a chiedergli insomma il suo dare un suo contributo, la sua riflessione rispetto al tema di oggi, vorrei che parlasse anche dell'esperienza di Verona col progetto Rebus, che è una rete locale di solidarietà per il recupero dei beni invenduti della filiera agroalimentare. Italo, a te la parola. Sì, grazie, buonasera a tutti e mi scuso anche se non potrò fermarmi molto, ma veramente non ho calcolato male i tempi, per cui devo andare da un'altra parte. Come tanti amministratori dobbiamo un po', come dire, ogni giorno correre da una parte all'altra, per cui cercherò di dare la mia testimonianza, anche perché poi comunque ci sarà la dottoressa Tommasi che magari andrà più nel dettaglio del progetto, perché è un progetto partito nel 2006, cioè ormai è un progetto di 20 anni fa. E l'abbiamo messo in piedi solamente guardandoci attorno, cioè nel senso nel 2006 si diceva come ACLI guardandoci attorno e notavamo quanto spreco, parlo veramente in tempi non sospetti, comunque c'era di cibo, perché qual è il problema nostro? Credo che non è che partiamo dall'anno zero, cioè non è, noi abbiamo in mente comunque un modello di sviluppo perché spesso viene citato lo sviluppo sostenibile, mentre noi secondo me abbiamo un retaggio di sviluppo. Il sostenibile è un po' un corollario, che però le nuove generazioni invece ci spingono da sotto, le nuove generazioni invece l'idea del sostenibile ce l'hanno. E il bello, secondo me, di questo progetto è che effettivamente è sostenibile ed è di sviluppo, perché altrimenti si portano un sacco di tentativi che rimangono sulla carta perché poi c'è il problema della sostenibilità. Se un progetto non è sostenibile alla lunga, ahimè crolla, col doppio problema. Uno, che hai rischiato di sprecare dei soldi pubblici che potrebbero essere investiti in miglior modo. E secondo, che rispetto all'utenza, cioè ai percettori di quello che fino a quel momento lì
hanno potuto usufruire di questo tipo di sostegno viene a mancare, perché veramente crea un doppio danno. E questo, secondo me, ogni buon amministratore, ogni associazione deve porsi questa domanda qua quando inizia qualcosa, altrimenti poi ripeto, non è solamente una questione d'orgoglio, è che crei veramente ulteriore disagio. E credo che questo cambio di mentalità sia il vero problema, cioè nel senso che tutti noi prevede un cambio di ritmo, un cambio di ego, un cambio di benessere, tra virgolette, perché altrimenti adesso, senza far critiche, però è giusto dirlo, perché se no ci nascondiamo dentro un dito, parecchi si sono buttati sul greenwash, per cui di fatto tanti parlano di sostenibilità, di comunque di bilancio sociale, ma poi dietro non c'è veramente un cambio, c'è solamente il classico, come dire, simulacro dove all'interno rimane tutto come prima. Invece noi cerchiamo con questo piccolo progetto di rispondere a due emergenze che sono state fin qui affrontate. Uno, di non lavorare in emergenza. Cioè non è possibile affrontare in emergenza il problema, perché l'emergenza altrimenti ti fa rincorrere il problema. Tu devi anticiparlo. E poi perché il problema ce l'hai 365 giorni all'anno, non ce l'hai solamente per un periodo limitato. E la parola e la bontà di questo progetto è che lavora sulle eccedenze. Perché attenzione, anche qua bisogna stare attenti tra la differenza tra eccedenze alimentari e colletta alimentare. Perché la colletta alimentare, dal punto di vista filantropico e comunque in casi emergenziali, va benissimo. Il problema è che tu con la colletta rischi di produrre ulteriore spreco. Cioè bisogna stare molto attenti, perché altrimenti crei spreco su spreco. E le persone, tra l'altro, ricordiamoci che noi dobbiamo anche pensare alla dignità della persona. Alla persona non puoi dare l'avanzo, non puoi dare il cibo che in qualche modo viene utilizzato perché altri non lo utilizzano. C'è del cibo buono, che poi magari, ripeto, la dottoressa Tommasi entrerà nel dettaglio, c'è del cibo buono, del cibo che comunque ha un valore alimentare e nutritivo importante, che per ragioni di logiche di mercato viene buttato via, creando un triplice problema. Uno, non dai del cibo di qualità delle persone. Due, crei un rifiuto che potrebbe ovviamente essere non rifiuto, e terzo, crei dei costi anche per lo smaltimento. Per cui quando si parla di progetti sostenibili bisogna vedere la catena, tutta la virtuosità della catena. Parlando invece come amministrazione comunale, è molto semplice, tra virgolette. La legge GAD del 2016 consente a chi conferisce beni e eccedenze alimentari, consente una duplice opportunità. Uno, che i beni dati e conferiti ovviamente puoi portare in detrazione l'IVA, per cui c'è uno sgravio immediato fiscale. Secondo, c'è uno sgravio della tassa rifiuti, ovvero chi previa giunta, previa delibera del Consiglio Comunale, fa propria questa parte della legge GADA, cioè la parte che consente di ottenere a chi dona, alle imprese, alle aziende che donano uno sgravio fiscale, consente, ripeto, previa delibera del Consiglio Comunale, di fare un calcolo alla fine dell'anno e vedere queste aziende quanto hanno donato. C'è un parametro ovviamente che viene calcolato tra prodotto donato e ovviamente che non va in rifiuto, e tutta questa somma qua, l'equivalente di questa somma qua, va portata in detrazione della tassa rifiuti, il che vuol dire che questa azienda avrà un doppio beneficio, per cui comunque sicuramente è sostenibile da questo punto di vista, ripeto, però dà la possibilità anche ai comuni di evitare magari di dare dei bonus o delle, si diceva prima, degli aiuti a delle famiglie che magari in quel momento lì vengono a chiedere degli aiuti perché non riescono a sostenersi economicamente, e tu in questo modo qua eviti anche, ripeto, dello spreco di denaro che potrebbe essere utilizzato in altro modo. Per cui questo semplice progetto, partito, ripeto, ormai 20 anni fa, ha dimostrato la bontà, tutta la sua bontà, perché in questo processo virtuoso nessuno viene penalizzato, cioè né la pubblica amministrazione, né il donante, e tantomeno quello che riceve il beneficiario. E in tutto questo, e poi ripeto, devo lasciarvi perché mi piacerebbe approfondirlo, ma ripeto, ci sarà la dottoressa Tommasi per gli approfondimenti, per le domande. In tutto questo siamo riusciti anche a sviluppare una piattaforma in cui sostanzialmente tutto questo lavoro che prima si faceva con carta e penna a calamaio, tra virgolette, viene agevolato
perché si fa sì con questa piattaforma che vengono inseriti dei dati messi in contatto a chilometro zero, perché c'è anche un risparmio dal punto di vista energetico, nel senso dell'inquinamento ambientale, si va direttamente da chi dona a chi deve ricevere. In tutto questo una filiera che evita sprechi, perché, ripeto, uno dei principali punti della bontà di questo progetto è che si evita di creare spreco su spreco. Abbiamo sottoscritto un protocollo con ALI e di questo sono veramente particolarmente orgoglioso e felice, perché crediamo che questo tipo di progettualità, più noi troviamo interlocutori per diffonderla e per creare un nuovo modo di affrontare questi problemi, e più magari riusciamo in qualche modo veramente a dar corpo allo sviluppo sostenibile. Grazie, buonasera e buon lavoro a tutti. Grazie ancora Italo Sandrini, assessore del Comune di Verona, e quindi lascerei la parola per entrare ancora di più nel dettaglio del progetto a Martina Tommasi delle ACLI di Verona. Martina, grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio a tutti, spero mi sentiate bene. Allora sì, mi ricollego a quello che ha detto Italo e un po' ampliandolo e spiegando un pochino anche tecnicamente come funziona il piccolo progetto che in realtà ormai è diventato un vero e proprio modello, insomma, a livello nazionale. E per questo insomma, è nato poi anche l'accordo con ALI, il protocollo con ALI per cercare di estenderlo il più possibile, insomma, lungo tutto lo stivale. Io parto solo da un paio di dati collegati al tema della povertà, in particolare al tema della povertà alimentare. 6 milioni di persone in povertà alimentare, 12% della popolazione con almeno 16 anni, 200.000 bambini che vivono una condizione di deprivazione alimentare, che significa non poter accedere a un pasto completo al giorno, significa senza frutta, verdura, carne. Si tratta di una popolazione in generale residente in deprivazione alimentare di 6 persone su 10 in questa condizione che non sono considerate a rischio povertà per quelle che sono le soglie di reddito prese oggi. Quindi si tratta di persone come potenzialmente possiamo essere noi, persone che hanno anche un lavoro, persone che in qualche modo hanno entrate e un reddito sufficiente, considerato sufficiente. Dall'altro lato abbiamo 4 milioni di tonnellate di spreco alimentare, circa 9 miliardi di euro in valore economico. Ecco, già da questo si capisce che c'è un paradosso e che allo stesso tempo c'è una condizione di fragilità che in qualche modo potrebbe essere, non dico risolta, ma in qualche modo accompagnata nella soluzione, cambiando metodo e cercando di riequilibrare un pochino quello che è il sistema, raggiungendo anche, si parlava di sostenibilità, una serie di indicatori dal punto di vista ambientale, economico e sociale, quindi tutti quelli che sono gli aspetti della sostenibilità. Il progetto Rebus, che diciamo appunto a Verona è stato il primo territorio nel quale è partito, grazie a un grosso sostegno, diciamo, di una fondazione veronese, ha permesso di lavorare su questo molto prima che si parlasse di spreco alimentare, molto prima che uscisse la legge Gadda, ma facendolo da subito con una serie di caratteristiche che erano quelle di lavorare bene, nella logica che come ACLI a Verona, ma anche a livello nazionale, abbiamo sempre di fare dei passi che siano di qualità e dei progetti che in qualche modo lavorino su dei modelli che si possono sviluppare. Quindi l'idea è che non basta fare bene, ma bisogna farlo anche bene. In questo modo si è lavorato da subito sul territorio per non sostituirsi a nessuno. Le ACLI sono un corpo intermedio che lavora con l'ente pubblico, con gli enti puri di terzo settore, ovvero gli enti caritativi, gli enti di assistenza primaria, che già facevano aiuto alimentare, che già in qualche modo recuperavano, avevano donazioni, lavorando per creare delle sinergie, un'ottimizzazione di tutto quello che è il processo donativo, cercando di fare bene tutto per esponenzialmente ampliare quelle che erano le donazioni, farlo nella piena tutela e creando un sistema che diciamo producesse anche in scala dei percorsi insomma, virtuosi anche di economia circolare. Quindi da subito si è lavorato con l'amministrazione comunale,
con le realtà del territorio caritative. Oggi a Verona sono circa 50 messe in rete le più importanti, cercando di dare un ordine alle cose. Nella filiera di donazione sono stati inseriti un po' tutti quelli che possono essere i potenziali attori, quindi dai produttori agricoli per capirci fino a punti di GDO, non passando per panifici, quindi piccoli esercenti, mense comunali del comune di Verona, Verona Mercato, che è il terzo centro agroalimentare in Italia che da subito ha creduto al progetto. Quindi donatori piccoli, donatori grandi messi in rete, favorendo appunto questo, noi diciamo sempre, le ACLI in maniera, diciamo come un direttore d'orchestra, cercano di governare appunto in tutti questi anni un'orchestra che poi fa il proprio pezzo, facendolo assieme lo facciamo tutti meglio. Da subito c'è posta attenzione a quelle che sono le procedure igienico-sanitarie, cercando anche di agevolare quelle che sono le procedure, sapendo che dall'altra parte abbiamo degli enti caritativi spesso gestiti da volontari che non hanno tutti i mezzi per poter gestire una procedura igienico-sanitaria non semplificata. Abbiamo lavorato per avere delle procedure anche burocratiche e amministrative di tracciamento di quelle che erano le donazioni. Se non era possibile fare il documento di trasporto, comunque bisognava trovare un modo per tracciare quelle donazioni perché era essenziale per governare tutto il processo, e quindi abbiamo creato delle autobolle ad hoc che potessero tutelare il donatore e il beneficiario in fase di trasporto. E abbiamo lavorato anche per cercare di soluzionare quelle che erano le criticità che ogni giorno emergevano. Abbiamo interlocutori diversi, le aziende parlano un linguaggio e hanno degli obiettivi, donano perché vogliono fare bene, lo vogliono fare in maniera tutelata e perché ottengono degli sgravi. Gli enti caritativi vogliono il prodotto perché ovviamente devono fornire un'assistenza alimentare il più possibile di qualità, ma ovviamente a volte possono anche non comprendere i volontari, ad esempio degli enti caritativi, quelli che sono gli obiettivi delle aziende. E dall'altra parte l'ente pubblico, che a Verona è stato da subito coinvolto, aveva gli obiettivi tipici di un'amministrazione, di fare in modo che dei progetti sostenuti funzionassero bene e non ci fossero problemi. Soprattutto, siccome è accaduto a Verona, sin da subito si è lavorato per inserire il progetto, quindi prima della legge, l'assessore insomma Sandrini diceva del tema della legge GAD e della possibilità di inserire in tassa rifiuti lo sgravio. Oggi è un qualcosa che accade in vari comuni d'Italia, ma quando è partito a Verona 17 anni fa questa proposta, forse eravamo i primi, e da subito insomma si è accompagnato TIA, TASI, TARI, sempre questo articolo 20, adesso 21, in cui al comma 6 è proprio citato il progetto, quindi proprio in regolamento, e si dice che le aziende che donano all'interno di questo progetto e di questo contesto ottengono uno sgravio proporzionale ai chili donati. Si è lavorato con l'amministrazione perché non ci fossero fatiche ulteriori, insomma, e quindi risorse da destinare per i controlli, per le supervisioni, per calcolare i quantitativi. Quindi le ACLI sono state riconosciute un po' come l'ente titolato a certificare quelli che erano i prodotti ottenuti in donazione e poi distribuiti agli indigenti, e questo ha permesso nel tempo di creare proprio una filiera agevolata, senza sovraccaricare nessuno troppo. Oggi si tratta a Verona di 1 milione circa di chili recuperati l'anno, di uno sgravio che il comune diciamo eroga tramite appunto l'ente gestore della tassa rifiuti di circa 150.000 euro l'anno, quindi insomma sono sì entrate minori per l'amministrazione se si vede così, diciamo, di impatto in prima lettura, ma in realtà se si ragiona in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale, significa anche poi successivamente, come diceva anche Sandrini, meno contributi da destinare alle persone in stato di bisogno, meno uscite per il recupero dei rifiuti, lavoro in prevenzione che in potenza può aumentare sicuramente nel momento in cui tutti fanno la loro parte. Quello che poi abbiamo fatto è stato cercare di esportare questo modello all'interno di altre sedi ACLI in Italia che in qualche modo erano sensibili al tema, provavano insomma a lavorare su questo, cercando di provare a sperimentare un modello unico, avendo la fortuna di essere in tutta Italia, che potesse in qualche modo raccontare che la cosa si può fare bene, che può essere fatta bene non solo dalle ACLI, ma in realtà in rete anche con altre associazioni, con altre amministrazioni cittadine. Questo anche perché il modello
È un marchio registrato da un lato, dall'altro è stato validato nel 2020 come una delle 40 buone pratiche in Italia nel report di territorio e lo sviluppo sostenibile da ASBIS, quindi sicuramente una menzione fondamentale per dire ok, forse questo progetto può essere considerato un modello e può avere senso, e quindi per questo motivo abbiamo iniziato a lavorare in maniera più ampia. Abbiamo cominciato a promuovere e a sensibilizzare prima di tutto al nostro interno come ACLI le sedi interessate, ma lavorare in sinergia anche con l'esterno, ad esempio con ALI, insomma, si è giunti a questo perché l'obiettivo sarebbe quello di dire comuni che in qualche modo potete essere interessati, provate a ragionare anche sul fatto che questo è un progetto sulla carta semplice. Che funziona però se alla base ci sono buone relazioni e se alla base ognuno ci mette un po' di impegno per fare la propria parte. Io dico sempre, senza un comune presente che ha superato tutte, diciamo, le varie, i vari colori delle amministrazioni che si sono succedute a Verona, però nel momento in cui c'è un modello di senso che fa bene alla città, ecco, la fortuna di aver avuto sempre un accompagnamento da parte dell'amministrazione. Creato nel tempo un rapporto di fiducia con le associazioni del territorio dicendo non ci sostituiamo, lavoriamo insieme, lavoriamo sul tema più ampio della povertà alimentare, ha permesso appunto diciamo di crescere. Quindi questo è essenziale anche per tutte le altre realtà, ACLI e le altre città in cui siamo presenti. Abbiamo anche però pensato bisogna fare un passo in più, quindi grazie a un finanziamento del MIPAF. Come accennava anche diciamo Italo, siamo riusciti a costruire una piattaforma gestionale, piattaforme che monitorano lo spreco, che lavorano sull'incrocio domanda-offerta dello spreco, ce ne sono tante. La piattaforma però proposta insomma come ACLI ha fatto uno sforzo, mi viene da dire in più, che è stato quello di provare a tradurre tutto quello che era la procedura, l'iter gestionale. Del processo donativo, comprese le criticità, dal mi si rompe il furgoncino come associazione e te lo dico un'ora prima di dover recuperare, all'azienda che ti chiede determinate caratteristiche per il recupero, mezzo coibentato, contenitori isotermici, ritiro dalle ore alle ore, e via dicendo. Tutto questo è stato, diciamo, tradotto in una piattaforma gestionale a cui possono accedere le aziende, le amministrazioni comunali, le associazioni e un ente supervisore, per non solo segnalare la donazione, non solo per tracciare che c'è stato il ritiro e quindi tutto il quantitativo donato che effettivamente è quello realmente ottenuto, ma anche tutte quelle che sono le esigenze e i bisogni specifici, e permette alle amministrazioni cittadine di tenere in qualche modo monitorato quello che è lo spreco ridotto e recuperato nella propria città. Quindi, insomma, uno scarto importante che permette di fare un passo avanti a chiunque voglia lavorare sul tema in rete e sviluppare proprio un vero processo che poi dura nel tempo e che crea una circolarità che dà sostenibilità al progetto stesso. Non so se ci sono domande, se no, insomma, Martina, appunto. grazie intanto e complimenti per il progetto che è nato nel 2006. Tra l'altro Italo in quell'occasione non era ovviamente assessore, ma faceva parte delle ACLI, pur non essendo ancora presidente, è stato tra i promotori. E diffonderemo poi nei prossimi giorni i materiali di questo webinar e magari anche alcuni materiali informativi sull'esperienza che avete fatto a Verona, affinché insomma possa in qualche modo contaminare anche l'azione di altri comuni, di altre comunità locali. E ora parlerei invece di un'esperienza più recente, che è nata da poco nel comune di Pesaro, che è l'Osservatorio sulla povertà, e c'è con noi, e ringrazio, Luca Pandolfi, che è assessore appunto al comune a Pesaro. Luca, lascia a te la presentazione dell'Osservatorio. Sì, grazie, buonasera a tutti. Adesso provo con la condivisione. Vedete? Sì, bene. Allora, l'Osservatorio Povertà è un progetto nuovo al quale teniamo in maniera particolare come amministratori, sia nella veste di assessore dei servizi sociali del Comune di Pesaro, ma anche come ambito sociale e territoriale, perché poi ha visto, diciamo, il suo svilupparsi in questo primo anno sul territorio dell'ambito sociale e territoriale.
È un progetto che vede, ha visto coinvolti da subito dei protagonisti insieme a noi, che sono la Caritas Diocesana di Pesaro e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con la quale collaboriamo spesso in molte delle progettualità che riguardano sia l'ambito che il comune. E un attimo, prima di partire, entrare nel merito dell'osservatorio, capire dove siamo. Allora, siamo, il contesto è quello dell'ambito sociale territoriale numero uno, quindi nelle Marche, l'ambito è costituito da 7 comuni per più o meno 140.000 abitanti, dove la città di Pesaro ha dei residenti che sono sotto i 100.000 abitanti. Quindi questo è un po' il contesto, la location dove si sviluppa il progetto. E un'altra cosa importante che da dire e che ha condizionato il progetto e lo condiziona tutt'oggi è che l'ambiente, insomma, il nostro territorio è dal punto di vista storico abituato a lavorare in rete con il terzo settore, con coprogrammazioni e coprogettazioni del welfare, quindi è una tradizione. Io sono assessore da 2 anni, ma è una tradizione che l'amministrazione porta avanti con il ricchissimo terzo settore territoriale da sempre, e che oggi poi vede anche svilupparsi in un contesto di amministrazione condivisa, che adesso è un progetto che abbiamo iniziato da poco e che si concluderà a marzo-aprile, e che vuole mettere nero su bianco un po' questo che è quello che è il nostro modello di azione sul territorio. Ci siamo introdotti in un contesto dove già, sia come amministratori, ma anche come terzo settore, c'è un'attenzione al tema della povertà da sempre, come dicevo, con progetti portati avanti in coprogettazione con la Città della Gioia, con la Caritas, e che vanno da un pasto al giorno, adesso qui ne ho indicati alcuni, o al Riparo per Tutti, che è un servizio H24 che dà una risposta senza fissa dimora, temporanea, quindi, ed è attivo tutti i giorni dell'anno, a ogni orario dell'anno. Quindi abbiamo una serie di progettualità che si stanno sviluppando da anni sul territorio, e sono attente al tema della povertà. Cito anche me, perché ho fatto anche volontario all'interno dell'unità di strada della Croce Rossa, e che quindi danno forza a un'azione che tutta la comunità locale dà in risposta ai problemi che riguardano la povertà. Perché allora abbiamo deciso di fare partire un anno fa questo progetto? La situazione pesarese o dell'ambito non è una situazione di particolare gravità, ma rispecchia quella che è la situazione nazionale e di comuni o territori del centro Italia. Però noi siamo consapevoli come amministratori che il tema della povertà è un tema complesso. Si è detto, non c'è una sola povertà, ci sono più povertà. La povertà dipende da situazioni personali, socioambientali, economiche, dal lavoro, dalla situazione della casa. E per quindi capire quello che succede bisogna avere un approccio scientifico. Non basta, insomma, pensare di avere idee chiare in base alle telefonate che riceve il sindaco o l'assessore di solleciti da parte dei cittadini. E quindi con l'idea della necessità di avere un approccio scientifico e tecnico a un tema complesso, è nato l'Osservatorio Povertà, che aveva ed ha come primo obiettivo quello di esaminare la situazione attuale, ma questo non per raggiungere solo diciamo, il risultato di avere documenti a fine anno, report di quello che succede, ma con l'obiettivo, il mandato del nostro da amministratori era quello di costruire un sistema di valutazione efficace perché la politica potesse dare le risposte più opportune al problema della povertà, cioè leggere correttamente quello che succede per poter orientare le azioni, anche in ragione del fatto che le risorse economiche sono sempre contingentate. Questo era l'obiettivo.
E per questo il metodo nostro è stato quello che accennavo, quello di co-ricercare insieme a altri soggetti, partner iniziali, che sono stati i servizi sociali dell'ambito, quindi legati poi al contesto del reddito di cittadinanza, la Caritas, con l'aiuto e il sostegno quindi la parte tecnica dell'università. L'altro elemento fondamentale del progetto è la continuità. Questo è un progetto a lungo termine, perché deve permetterci di leggere come anche il tema della povertà cambia e si modifica nel tempo. Ed ecco, l'altro punto fondamentale è l'approccio scientifico a cui noi teniamo tanto. È nato quindi da una collaborazione e un lavoro di rete locale. Quindi a livello di ambito, però grazie anche all'Università di Urbino, diciamo, è in una rete di ricerca sia a livello italiano di ricercatori universitari, ma anche a livello internazionale. E quindi diciamo che siamo entrati in un contesto che è locale, ma anche globale. Del resto anche i processi che condizionano i temi della povertà sono condizionati da elementi locali, ma anche globali. E è stato detto già in precedenza, se riesco a andare avanti, sembra di no. Scusate. Ecco qui, forse sì. Allora, quadro nazionale è stato detto, non mi soffermo, solo per dire che anche poi quello che è il report della nostra ricerca è in linea col fatto che c'è una crescita complessiva dal 2021 al 2022 della povertà anche localmente, e siamo in linea, come dicevo, anche con i dati del centro Italia. Quindi diciamo che nel suo complesso, se non nasceva l'Osservatorio della povertà da una necessità di una criticità particolare, nel suo complesso rispecchia quella che è la situazione nazionale. Qui sono alcuni dei dati che io riporterò adesso, il report che è stato illustrato appena qualche settimana fa, un report corposo con i dati che sono i dati di un anno, ma adesso qui ne ho riportati alcuni e li guarderemo molto velocemente. Vediamo i dati locali, questi sono Istat, della povertà dal 2021 al 2022, quindi si va a crescere. Nel contempo però la disoccupazione è in calo e anche la partecipazione della popolazione al mercato del lavoro era in crescita. Questo è un elemento che ho voluto dare come indicatore. E in una progettualità come questa, dove ci sono soggetti diversi, Caritas con i suoi volontari, sulla parte tecnica e anche i servizi sociali e professionali dell'ambito, era chiaro che ci volessero degli incontri e un percorso formativo, perché era necessario chiarire quelli che erano gli obiettivi per tutti e anche cominciare ad acquisire un linguaggio condiviso per avere poi gli obiettivi concreti da concretizzarsi sia nel report di fine anno, ma anche come lavoro continuativo da sviluppare nel tempo. E qui sottolineo una cosa importante, che utilizzando l'informazione del reddito della cittadinanza, quindi la piattaforma GEPI, e poi le informazioni, ma tantissime, che a Caritas, grazie anche ai suoi canali, siamo riusciti ad avere veramente uno spaccato di informazioni rilevanti. E le piattaforme, quelle con le informazioni, sono quelle, la OSPO Web, che è quella che gestisce Caritas, con le informazioni che ha a disposizione Caritas, non solo locale, e la piattaforma GEPI, che è quella invece che è legata al reddito di cittadinanza. E come sempre, quando si va a pescare, diciamo, in piattaforme o documenti o diversi, è chiaro che i linguaggi, le piattaforme sono strutturate in modo diverso, quindi hanno informazioni diverse, vanno estrapolate, vanno messe insieme. Questo è il grande lavoro poi che è stato fatto anche dall'Università di Urbino. Partirò con Caritas e
anche in ragione del radicamento sul territorio, non solo dei servizi sociali dei comuni dell'ambito, ma anche dei centri Caritas parrocchiali e dei tanti volontari e delle tante ore messe a disposizione, dove, ecco, ci tengo anche a dire che oggi da noi il terzo settore sociale e anche il volontariato è un volontariato competente. Un volontario Caritas oggi ha almeno 7 incontri formativi dove si forma a fare il volontario Caritas. Oggi il volontariato non si improvvisa più. E questo è importante sia nella risposta che dai nei servizi che porti avanti anche con il volontariato, ma anche poi nelle informazioni che riesci a intercettare. E che sono stati funzionali alla nostra attività. E questo è un'altra slide che dà alcune notizie e informazioni sugli accessi al centro di ascolto Caritas, dove vediamo poi i numeri sia totali che della Caritas parrocchiale che è il centro di ascolto. Ho messo anche un riferimento alla tabella con l'età media di chi si è rivolta a di chi si è rivolto ai centri di ascolto Caritas, e quindi siamo sul 50 anni come età media, e anche un'indicazione di genere. Sempre velocemente perché ho estrapolato un po' di dati ed è giusto così. Uno dei temi che emerge, che è stato anche detto negli interventi precedenti, è il tema dei minori che sono presenti e sono legati alla tematica della povertà. Quindi qui ho riportato che la casistica di figli minori conviventi cioè è prevalente rispetto agli altri, esattamente come l'altro tema che mi interessa sottolineare, di cui secondo me si parla poco, ma che da noi, ma credo anche a livello nazionale, è dominante, è il problema della casa. Quindi il 32,3% comunque di chi si è rivolto a Caritas indicava rischio grave di esclusione abitativa. E questo dell'abitazione da noi è un tema estremamente importante. Qui ci sono alcuni dati su, diciamo, l'orientamento delle richieste, anche numerici, un totale di 13.416 richieste, dove la prevalenza sono beni e servizi materiali. Bene, poi l'ascolto, la sanità, e sull'aspetto della sanità ci tengo a dire che Caritas ha un ambulatorio e da quest'anno ha portato avanti e ha fatto partire il progetto Gerico che dà un sostegno psicologico e anche di più ed è un progetto che è stato presentato all'Uosis quest'anno e ha avuto l'ok, quindi dal punto di vista del socio sanitario, il distretto e l'ambito territoriale hanno visto in questo progetto un progetto che si aggiunge ai servizi ovviamente territoriali sanitari ed ha un valore estremamente importante, soprattutto nel tema dell'estrema povertà. Qui ci sono altri dati che io ho messo anche per far vedere questo. Caritas, adesso il nostro lavoro si è sviluppato nell'ultimo anno, quindi è 2021-2022. Ma Caritas ha un'informazione e dati preziosissimi nel tempo, quindi ogni anno a Pesaro tradizionalmente veniva fatto un report sulla situazione della povertà, e questi dati sono nella lettura che offrono sul territorio, sono preziosissimi. Sopra c'è una slide dove vediamo che la prevalenza sono i buoni pasto e i beni e servizi materiali, quelli che vengono offerti. Ci ho tenuto anche a dare le indicazioni sulla permanenza residenziale, non quella diciamo emergenziale, ma quella che offrono sia Casa Tabanelli che Casa Fra Arduino, dove si vede che c'è un aumento degli ospiti dal 2020 al 2022. E ecco un altro dato che ho dato, anche in ragione del fatto che poi anche lì c'è una collaborazione con un pasto al giorno con il Comune di Pesaro, ci ho tenuto a dare indicazioni dei dati di quello che è il numero dei pasti erogati dalla Caritas negli ultimi 4 anni. Ho
Dopo questa analisi ho inserito un po' quello che è il prospetto dei bisogni emersi. Anche questo secondo me è indicativo perché ovviamente il 29% sono problemi economici e problemi occupazionali per il 19%, ma c'è anche il 22% sono problematiche abitative. Quindi questi sono i tre elementi fondamentali poi alla fine nella situazione complessiva dei bisogni individuati dall'analisi. Ho chiuso un attimo con una lettura veloce su quelli che sono i preziosissimi dati di Caritas, l'altro diciamo soggetto partecipante alla progettualità dell'Osservatorio Povertà, sono i servizi sociali e professionali sia dell'ambito prima poi dei comuni. E un'analisi è stata fatta su quello che è stato il reddito di cittadinanza. Qui ho riportato solo uno schema riassuntivo per dire questo. Ad inizio anno sul territorio dell'ambito c'erano 4.061 casi di reddito di cittadinanza, di cui quelli sociali gestiti dagli ambiti, quindi inseriti nella piattaforma GEPI 2411, e gli altri, quelli che definiti occupabili, gestiti dal centro per l'impiego. Questo era il dato ad inizio anno. Oggi, il dato di oggi che mi sono fatto dare oggi nel reddito di cittadinanza sociale, quello che ancora gestiamo fino alla fine dell'anno, sono rimasti 1.382 persone. Quindi c'è stato un calo sensibilissimo. E l'altro dato che ho cercato di recuperare che riguarda gli occupabili, quindi con il centro per l'impiego, è che dei 1.650 di inizio anno, oggi il percorso di formazione, lavoro di questi è stato, diciamo, solo 9 di questi hanno seguito il corso di formazione, il percorso formazione e lavoro. Quindi dei 1.650, solo 9 sono entrati in quel percorso. Ovviamente resta tutto quello che sarà dal prossimo anno capire e leggere quali saranno le conseguenze. Qui ho voluto riportare un minimo di schema che è quello che è emerso poi in generale dalla lettura del primo anno di azione dell'Osservatorio Povertà. Sono scaturite ovviamente, perché era questo il senso, ragionare e capire quello che succede, anche come attivarsi e come migliorare i servizi. Quindi, non so, uno dei punti è in che modo può essere definito meglio il processo di integrazione tra servizi. L'integrazione fra servizi è fondamentale, dove adesso qui parliamo di servizi sociali, quindi del comune dell'ambito, da relazionarsi con quelli e le attività che svolge il terzo settore, tra cui Caritas, ma non ho menzionato che c'è tutta la parte sanitaria, quindi l'integrazione socio-sanitaria anche in questa situazione è fondamentale, anche perché nell'estrema povertà se ne parla anche lì poco, ma la partita di dipendenza patologica, quindi il dipartimento diciamo, l'inserimento in quei contesti anche di soggetti come il dipartimento di dipendenza patologica piuttosto che DSM è fondamentale per quello che poi noi osserviamo sul territorio, sull'estrema povertà. E su quello che è il futuro che ci attende. Ecco, questa è la foto della giornata conclusiva in cui abbiamo diciamo riportato quello che è stato il primo anno di lavoro dell'Osservatorio Povertà. E questa foto mi piace ed è indicativa perché comprende tutto il terzo settore sociale che lavora sulla povertà, che sta insieme. Sono presenti i sindacati, è presente il vescovo, che rappresenta la Carità, c'è il vicario del prefetto e ci sono i massimi rappresentanti dell'AST, dell'azienda sanitaria territoriale. Perché in quell'occasione abbiamo anche firmato una convenzione che allarga questo rapporto, che oggi è un rapporto a tre, lo allarga al territorio e agli altri soggetti protagonisti del territorio, dove se la regia diciamo rimarrà adesso nostra,
però il centro per l'impiego, i sindacati, l'azienda sanitaria territoriale entreranno anche loro nella convenzione, sia nel fornire i dati insieme ai sindacati per permetterci di integrare le informazioni che abbiamo e riuscire ad avere un quadro più articolato e complesso di quello che sta succedendo. E riteniamo che per rispondere in generale alle problematiche sociali, ma in questo caso in particolare ci vuole una risposta di comunità, e non è una risposta singola proprio perché i problemi sono complessi ed è la comunità stessa che si deve attivare per rispondere. E devo dire che l'osservatorio deve continuare perché ci deve dare indicazioni su quello che sono i cambiamenti che sono in atto, anche perché, e qui vengo al punto, nell'ultimo anno e mezzo ci sono state dei cambiamenti importanti che sono adesso la chiusura del reddito di cittadinanza. Abbiamo avuto, se le questioni abitative sono l'elemento fondamentale nel contesto della povertà territoriale, abbiamo avuto fondi fondamentali come il fondo affitti che si sono interrotti dal punto di vista nazionale, quindi noi avevamo più di 500.000 euro che arrivavano al comune di Pesaro e che davano risposta a 1.014 persone sul discorso degli affitti, quindi un sostegno all'affitto che è sparito e che abbiamo provato a sostituire con un sostegno, con noi abbiamo un fondo anticrisi che destiniamo, d'accordo con i corpi intermedi, destiniamo ogni anno là dove c'è l'emergenza e quest'anno l'abbiamo destinato all'affitto, ma non erano risorse, 250.000 euro, non erano risorse paragonabili a quelle che vengono dal governo centrale. E ci sono altre operazioni come la carta sociale che è stata tanto declamata, che dava un contributo per la spesa, che sul nostro territorio, nel comune di Pesaro, su 4.000 aventi diritto, noi lì facevamo solo verifiche dei dati anagrafici. Su 4.000 aventi diritto, alla fine le risorse sono arrivate solo per 1.500 cittadini del Comune di Pesaro e quindi vanificando anche un'azione che poi era stata molto pubblicizzata dal punto di vista mediatico. Quindi oggi diciamo che siamo in attesa di capire quale sarà l'esito delle politiche sociali legate all'estrema volontà del governo e come queste andranno a cambiare e a incidere sul nostro territorio. E intanto ci siamo attivati a lavorare come nostra tradizione di rete, in rete, per cercare di dare risposte localmente migliori possibili, perché alla fine parliamo in fondo, anzi, dovrebbe essere all'inizio di un discorso sociale, territoriale, c'è cioè la persona. Questo è più o meno, quanto sull'osservatorio povertà. Grazie. Grazie all'assessore di Pesaro Luca Pandolfi per aver condiviso anche questa buona pratica e questa bella esperienza della città di Pesaro. E ora passerei la parola, se c'è, a Domenico Volpe, perché è impegnato tra anche un incontro di giunta, quindi ci sono gli assessori che ci stanno. Eccoci, Domenico, grazie. E passiamo, siamo partiti da Verona, al nord, poi Pesaro, al centro Italia, ora andiamo al sud, nel comune di Bellizzi, provincia di Salerno, con il sindaco Domenico Volpe che porterà un contributo, dal mio punto di vista sarà molto di stimolo e molto qualificato sul tema di un amministratore che è sul campo e che insomma si misura tutti i giorni con la quotidianità dei problemi della comunità locale. Ma Bellizzi è stata anche una realtà che ha fatto un'esperienza utile e importante sui lavori di pubblica utilità per i percettori del reddito di cittadinanza. Domenico, grazie anche per la pazienza e per essere qui con noi. Ti chiedo di accendere il microfono e lascio a te la parola. Sì, grazie Giovanni, scusami, vi chiedo scusa, però questo mio transito tra la stanza a fianco e con i miei assessori. Buonasera a voi tutti. Sì, veloce, sarò telegrafico, lo dico anche
in rappresentanza di ALI, se non ti dispiace, come presidente regionale di ALI Campania. Voglio esprimere sostanzialmente tutta la mia solidarietà agli amministratori e ai sindaci perché cambia letteralmente il welfare e il tutto ce lo ritroviamo ancora una volta sulle spalle degli enti locali. Sarà un carico enorme. Quindi io condivido le critiche, o meglio le criticità che il dottore Russo, Antonio e Giordana Pallone mettevano al centro di questa nuova normativa. La mia esperienza è velocissima perché lo dico anche sulla scorta di un'altra buona pratica, quella dell'inclusione e dello sportello orientamento per gli extracomunitari, un progetto che guarda tutta la provincia di Salerno, con una serie di associazioni di volontariato che effettivamente ha dato i suoi risultati, sia per quanto riguarda l'inserimento lavorativo per gli extracomunitari, sia per quanto riguarda anche l'attività di assistenza sanitaria, un percorso fatto in accordo con ASL. Ma io non voglio allontanarmi dalla cosa con cui tutti quanti abbiamo, credo, un pezzo ha lavorato per quanto riguardava i PUC, i progetti di pubblica utilità. Abbiamo fatto un progetto con 56 percettori di reddito di cittadinanza, diviso in tre aree tematiche, quello dell'assistenza domiciliare, con un progetto che si chiamava Difendiamo i beni comuni, e l'altro con il pollice verde, la manutenzione della città, e l'ultimo, credo che è quello lì più accattivante, le buone compagnie. Cioè, quindi uno dei progetti che riguardava prettamente i portatori di handicap. Quindi queste tre tematiche. Però devo dire la verità, non è stato un lavoro facile. I tecnici, anzi, fammi spezzare una lancia ai nostri tecnici, perché il tipo di progetto, così come erano articolati, erano scoraggianti. Tu pensa un po', dovevi avere un tutor per ogni percettore di reddito che tu inserivi nel campo del lavoro. Quindi, ripeto, è stata un'esperienza esaltante perché i risultati, per chi era interessato, è stato un'operazione di carattere sociale perché percepiva il reddito anche gente che effettivamente era in buono stato di salute e quindi non voleva gravare di questo contributo e voleva sentirsi impegnato. Quindi su questo credo che era un aspetto positivo dell'inserimento lavorativo. Però devo dire la verità, se adesso guardando il nuovo PUC, perché tu sai che finisce adesso il 31. 31 dicembre finiscono e quindi non c'è la possibilità di rinnovarli, a meno che tu non adegui i progetti con la nuova normativa, la 85, 23, con le attività di volontariato ai sensi dell'articolo 6,5 bis della legge. Però è complicato, sono un po' scoraggianti, devo dirti la verità, è complicatissimo attivarli. Ci vorrebbe un meccanismo più semplificato per cercare di tenere. Però l'esperienza, per quanto mi riguarda, è stata un'esperienza positiva per l'80%, perché poi tu sai meglio di me che a carico dei comuni c'erano piccole quote per quanto riguardava i progetti sulla sicurezza per inserirli nel mercato del lavoro. E quindi anche questo ci ha costretto a fare un lavoro enorme per abilitarli. È stato più un lavoro di burocrazia che non quello pratico per inserirli al lavoro, perché poi questi erano per 8 ore alla settimana, non erano progetti che avevano le 30 ore settimanale, anche spezzettandole durante il corso delle 12 ore giornaliere. Quindi è stata un'esperienza molto interessante. La cosa che non si è tenuto conto, ripeto, in merito ai PUC, è che ci poteva essere anche adesso una quota a carico dei comuni per utilizzarli per un monte ore superiore. Quindi credo che, perché molti di questi lavoratori sono stati utili, per me hanno messo a posto la biblioteca. Quindi rimettere a posto la biblioteca significa dare un po' di cultura, un po' di ossigeno alla città, ai giovani, agli studenti che frequentano una biblioteca. Quindi sostanzialmente il progetto, se si poteva ripetere, però modificando alcuni aspetti di accesso, era utile e gratificante per quanto riguarda gli occupanti. L'ultima cosa, solo per dare un senso, lo ricordo per dare merito alla mia comunità e alla comunità del Mezzogiorno d'Italia,
abbiamo preso un premio come Loge, premio europeo per la buona pratica. E quindi, visto che parliamo di sostenibilità, io credo che le buone pratiche sono dei progetti di sostenibilità dove non si possa fare a meno di dare risposta alle nostre comunità. Comunque mi sento di estendere la solidarietà perché cambia il welfare completamente per quanto riguarda le nuove attività di sostegno sociale. Quindi grazie a voi e buon lavoro. Grazie ancora Domenico, grazie e complimenti per il lavoro che stai facendo a Bellizzi. E ora l'ultimo intervento. Abbiamo visto come il tema della povertà, insomma, è un tema che riguarda molti ambiti e ce n'è uno molto interessante adesso per i comuni, uno strumento che è stato introdotto da poco, che in qualche modo negli ultimi tempi, negli ultimi giorni ha avuto anche un rafforzamento ulteriore quando da Bruxelles è arrivato il via libera all'incentivo proprio per le cerchie, quello che si attendeva, che è il tema delle comunità energetiche rinnovabili. È un tema che come Rete dei Comuni Sostenibili abbiamo affrontato per tutto lo scorso anno con dei momenti di formazione molto importanti su cui i comuni si stanno attivando, oggi che la normativa è ancora più chiara, e ho il piacere di avere con noi Stefano Monticelli, esperto di comunità energetiche rinnovabili, che tra l'altro, tra le altre cose, insomma, può portare anche un'esperienza che è quella della prima comunità energetica rinnovabile e solidale nel comune di Roma. Perché parlare di comunità energetiche in questo contesto? È più che mai opportuno perché noi abbiamo affrontato il tema delle comunità energetiche in virtù di una crisi energetica che ha fatto aumentare i costi dell'energia e la necessità del nostro paese di rendersi autosufficiente dalle fonti fossili, quindi c'è un investimento molto importante sul tema delle rinnovabili e sulla transizione energetica, però uno dei temi centrali delle comunità energetiche è proprio appunto quello anche della lotta alla povertà. Stefano, grazie per essere qui con noi, a te la parola. Allora, intanto grazie per questo invito e grazie alla Rete dei Comuni Sostenibili, all'Alleanza per la Povertà Energetica e ad Ali, con la quale in una vita passata, insomma, in responsabilità precedenti abbiamo collaborato a lungo proprio su questo tema. Io ringrazio anche tutti i relatori perché ho ascoltato con attenzione questo webinar molto interessante e li ringrazio soprattutto perché io ho scoperto alcune cose di cui non conoscevo l'esistenza, mio malgrado, e invece mi sono accorto, insomma, che i comuni con i quali noi abbiamo avuto grandi rapporti in questi ultimi mesi, soprattutto per la realizzazione di comunità energetiche, i comuni confermano l'idea che io, per quello che può valere, insomma, mi ero fatto, e cioè che fare il sindaco, l'amministratore nei comuni, soprattutto quelli, diciamo, medio-piccoli, è realmente una missione, perché quando si affrontano temi come questi con strumenti spesso, diciamo, insufficienti, non adeguati, la distanza che separa un amministratore da un percettore o da una persona che ha necessità di percepire un sostegno è così stretta che spesso da quella necessità i sindaci e gli amministratori non riescono a difendersi, insomma, ecco. Quindi, questo è un elemento ulteriore di stima che io personalmente ho nei confronti dei nostri degli amministratori dei nostri comuni e anche, diciamo, un rinnovato sentimento di consapevolezza che questi strumenti, diciamo, spesso non sono sufficienti e che spesso in qualche modo bisogna, diciamo, chi amministra le città ha bisogno di sostegni, di in qualche caso forse anche di arrangiarsi. Ecco, naturalmente le comunità energetiche non sono la risposta definitiva a questo tema, sono una parziale risposta definitiva e lo sono, e in questo senso mi permetto il lusso di fare anche una riflessione in un modo molto particolare. La comunità energetica risponde ad una norma dello Stato che recepisce una norma europea, una normativa europea e fa dei cittadini che sono nella condizione di essere poveri e energetici, non soltanto dei soggetti verso i quali far ricadere un sostegno, spesso insufficiente, qualche volta con
con ritardo, ma fa di questi cittadini che hanno una necessità, cioè quella di rispondere a un'esigenza energetica, dei soggetti attivi, perché in realtà la norma prevede che i cittadini si mettano insieme per poter produrre e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili, quindi, e che la maggior parte di questi incentivi poi possano essere destinati appunto al sostegno alla povertà energetica. Ecco, quindi diciamo un cittadino in difficoltà non è fatto, non è soltanto un cittadino che deve attendere che qualcuno gli dà una mano dentro questo quadro normativo, ma è un cittadino che mentre fa qualcosa per la sua comunità e anche magari in un senso più ampio per la transizione ecologica del pianeta, quindi non solo del paese, ma del pianeta, naturalmente con le dovute proporzioni, ne fa anche un soggetto che da questa azione concreta può essere anche aiutato per, diciamo, la sua difficoltà più o meno transitoria. Quindi a me pare una legge che abbia un senso da questo punto di vista perché mette insieme diversi benefici. Tra cui non ultimo appunto quello della transizione energetica, della transizione ecologica e della povertà energetica. In questo senso ci siamo mossi per realizzare comunità energetiche, quella a cui tu facevi riferimento, ha un doppio beneficio perché è installata su un edificio di proprietà del comune e quindi risponde anche a un'esigenza di, diciamo, di riqualificazione di un centro urbano, perché fa di quell'edificio un palazzo, diciamo, che va già incontro alla futura normativa delle cosiddette case green, ma fa di quell'edificio un produttore di energia elettrica che sgrava in primis chi abita quell'edificio, cioè un istituto che è un istituto che cura bambini adulti gravemente disagiati e quindi permettendogli di risparmiare sull'energia elettrica, gli consente di reinvestire quel risparmio anche nell'assistenza ai suoi assistiti, insomma, a queste persone. Nello stesso tempo, l'energia che quell'edificio produce in surplus è messa nella disponibilità, con gli incentivi che produce, appunto, delle famiglie in indigenza, in povertà energetica e nelle famiglie indigenti. Ecco, a me pare che questo progetto, che tra l'altro è stato premiato da IFEC, e cioè al GSE, cioè da quell'istituto che prevede appunto di organizzare un po' questa costruzione di comunità energetiche che oggi hanno una normativa che dice che cosa si può fare e che cosa non si può fare, ma non dice come si può fare e quel qualcosa. E quindi diciamo questa iniziativa appunto è lodevole soprattutto per questi due motivi, e cioè perché risponde ad una necessità che è quella di cui questo pomeriggio molto bene si è parlato, e cioè quello della povertà energetica, ma anche quello della transizione energetica, portando benefici ai cittadini e a chi intende promuovere progetti di questo tipo. Il Comune di Roma in questo senso ha avuto il merito di fare una delibera che mette a disposizione delle comunità energetiche quello che per le comunità energetiche è oro, e cioè le superfici delle superfici pubbliche. Questo è uno degli elementi che noi abbiamo più volte sollecitato, diciamo, insieme ad ALI, insieme alla rete dei comuni sostenibili, quando abbiamo fatto le call o quando abbiamo fatto i webinar con i comuni. Mettete a disposizione le superfici perché quello può essere l'elemento, uno degli elementi determinanti perché le comunità energetiche si possano realizzare. Ecco, io credo che lo sblocco, e con questo chiudo, che il fatto che la normativa in qualche modo si sia sbloccata è rimasta appesa per forse troppo tempo, ma insomma che si sia sbloccata oggi darà un fortissimo impulso alle comunità, e lì ci sarà da ragionare sul ruolo che noi vogliamo tutti gli attori vorranno interpretare nella costituzione delle comunità energetiche, perché questo sia l'elemento decisivo per un contrasto alla comunità energetica e invece non sia l'elemento, diciamo, economico o di margine per soggetti che lo vogliano fare in maniera privatistica o su larga scala. Grazie Stefano, e direi che con il protagonismo dei comuni, della nascita delle comunità energetiche, il ruolo sociale che può avere la comunità energetica, la costituzione di una o più CER all'interno di una città o di un comune,
può andare ancora di più nella direzione della lotta alla povertà. Siccome non ci sono interventi, ma un paio di considerazioni che tra l'altro condividiamo e di ringraziamenti tra le domande e le risposte, ringraziando chi è rimasto con noi fino adesso e coloro i quali insomma vedranno il webinar nei prossimi giorni, io credo che il modo migliore per chiudere sia quello di un'ulteriore considerazione finale sul webinar che lascio fare ad Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la Povertà, che ringrazio tra l'altro per essere stato con noi per tutta la durata del webinar. Grazie Giovanni, è stato un piacere anche perché diciamo, abbiamo sentito anche noi e Giordano delle cose molto molto interessanti, quindi questo dice di quando le politiche nazionali devono poi trovare sui territori e come dicevamo nella prima parte del webinar, nelle circostanze, nelle situazioni di prossimità anche delle comunità direi così pronte. E io mi convinco sempre di più che per una serie di ragioni noi non dobbiamo smettere di fare pressioni perché i governi nazionali, io ripeto, questo credo sia l'approccio giusto, ripropongano il tema della povertà come centrale nel dibattito politico. Guardate, i numeri e le circostanze che abbiamo commentato oggi inesorabilmente vanno verso questa direzione. Oltretutto, per una serie di ragioni che non starò a ripetere, e anche a causa di un investimento minore che si farà nel corso degli anni. Giordana diceva prima che sostanzialmente investiremo qualche cosa come 2,5 miliardi in meno ad anno rispetto all'ultimo investimento fatto, diciamo, sulla misura di contrasto alla povertà con il reddito di cittadinanza. Il che potrebbe anche non voler di niente, no? Chi si occupa di politiche sociosanitarie sa che non tutto si risolve con le risorse economiche. È vero pure, però, che in una fase come questa, come abbiamo detto, no? Se non investi nel potenziamento del sistemi, tanto per intenderci, sociali, diciamo del sistema di infrastrutturazione sociale dei territori, se non investi sul sistema di infrastrutturazione dei servizi per il lavoro, cioè se oltretutto oggi non abbiamo aperto la nostra considerazione una serie di altre questioni, no? Se non hai una sanità, perché il fatto che la povertà sia, come dire, dipende da fattori multipli, mi pare che questo sia abbastanza chiaro, multidisciplinare, quindi diciamo, l'approccio a questo problema non può che essere multidisciplinare, come abbiamo detto tutti. Bene, se non fai queste operazioni è persino difficile immaginare che 2,5 miliardi di risorse investite in meno possano fare bene al quadro delle riforme e delle politiche sociali nel caso specifico. Poi ripeto, bisognerebbe parlare anche di sanità, l'altro passaggio che dovremmo effettuare in questo paese è smetterla di dividere il sociale dal sanitario. L'abbiamo fatto per un tempo purtroppo troppo lungo e il prodotto, diciamo, è sotto i nostri occhi. Ciò detto, il tema delle risorse è fondamentale, importante, lo diciamo all'interno del position paper, lo diciamo ormai da 10 anni a questa parte, al punto che bisogna riconoscere che il reddito di cittadinanza è quella misura che ha investito di più nel corso di questi anni su appunto le misure di contrasto alla povertà, le misure dirette di contrasto alla povertà. Ciò vuol dire però che siamo anche in una fase nuova, e mi sembra che plasticamente il webinar di stasera lo dica, in cui noi ci rendiamo conto che oltre a principi di sussidiarietà verticale, i principi di sussidiarietà orizzontale sono fondamentali. Quando noi abbiamo scritto la proposta del reddito di inclusione sociale, non il REI, che resta, diciamo così, quello che si è avvicinato di più al reddito di inclusione sociale, ma la terra promessa, dicevo nel mio primo intervento, è un'altra, e, abbiamo detto che per noi era centrare il ruolo dei comuni e delle comunità. Non lo dico per piaggeria, naturalmente, tutti amministratori locali mi fa gioco dire questa cosa. No, lo dice la nostra storia. E cioè noi siamo altrettanto convinti che delle fragilità sociali, delle persone in difficoltà sociale, in difficoltà sociosanitarie, si debbano far carico le comunità, che devono essere messe in condizione di poterlo fare. I sindaci devono essere messi nelle condizioni di poterlo fare, i governi, diciamo così, territoriali, di prossimità, devono poterlo fare. E allora è poco poco evidente che, diciamo, occorre un patto, che dicevo prima, tra le legislature, speriamo che possa nascere, lo dico qui perché
sono amministratori che militano in partiti, magari nelle prossime settimane attraverso questa rete potremo raggiungere anche dei parlamentari di qualunque forza politica, lo dico con grande sincerità, che abbiano ben compreso qual è il problema e che insieme a noi vogliono provare a fare un passo avanti. Ci vuole un patto che travalica le legislature, ma ci vuole anche un patto territoriale molto forte. Se voi mettete insieme le cose che diceva Sandrini e la Tommasi, oltretutto il progetto Rebus lo conosco molto bene perché sono vicepresidente nazionale delle AC e me ne sono occupato per un periodo abbastanza lungo, e Lucerini, a proposito di questa nuova opportunità della rete dei comuni sostenibili, le stesse ultime cose che venivano dette a proposito appunto dell'osservatorio della povertà, cioè uno strumento di cui ci si dota per capire bene qual è il problema, perché qui siamo di fronte a una complessità che non può essere né risolta da una sola organizzazione, neanche da una sola istituzione, questo è il vero tema. O abbiamo un approccio olistico a questa questione o non ne usciamo, nessuno di noi, diciamo, è un goleador che riesce a risolvere la partita. Questa partita la risolviamo insieme, non la risolve nessuno. E ancora su questa ultima idea molto molto interessante delle comunità energetiche rinnovabili, no? Questa esperienza che veniva raccontata da Monticelli, a me sembra che stiamo prendendo lentamente, magari, no? Forse sono già anni che abbiamo perfettamente idea che ci sono, come dire, c'è bisogno oggi, e ritorno a quel principio di sussidiarietà orizzontale invece, cioè di una rete di organizzazioni fatta da istituzioni, da società civile, anche la Chiesa, il lavoro della Caritas è pregevole da questo punto di vista, non solo della Caritas, immaginate tutti i progetti che si muovono nell'ambito appunto della redistribuzione di beni alimentari, non solo di beni alimentari, insomma siamo in una fase complicata. Io abbiamo ripreso, per esempio, anche in questo momento storico una serie di opportunità che si aprono, penso alla modifica, penso alla riforma del terzo settore, i processi di coprogettazione e coprogrammazione che metteranno le organizzazioni di terzo settore strettamente in contatto nella fase di programmazione e di progettazione con le amministrazioni locali. È un'opportunità, certo che lo è. Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, nelle missioni, soprattutto nelle missioni 5 e 6, no? E sono un'opportunità, certo, vanno tutte nella direzione di comunità coese che sono in grado di farsi, appunto, hanno la capacità di prendere in carico situazioni complicate e provare a risolverle insieme. Io credo che stasera abbiamo fatto un'operazione di questo tipo, al di là delle cose che ognuno di noi ha detto, mi sembrano davvero molto, molto interessanti. Quindi, personalmente, vi ringrazio anche a nome dell'Alleanza contro la povertà, ribadisco l'invito a chi volesse partecipare in presenza nel remoto il 12 di dicembre a Roma la mattina nel Salone Achille Grandi delle Acli, sarei benvenuto perché, diciamo, per un pezzo naturalmente l'esperienza dell'Alleanza contro la povertà è dentro, ecco appunto, questo cammino che Ali sta facendo, anche altre organizzazioni che stasera abbiamo avuto il piacere di conoscere. Grazie davvero e auguri a tutti, naturalmente, per quello che saremo capaci di fare. Grazie ancora una volta all'Alleanza contro la povertà. Noi ci saremo come rete dei comuni sostenibili e per sostenere anche la proposta che ha fatto Filippeschi di Ali di dare vita anche delle alleanze contro la povertà comunali che facciano riferimento proprio all'alleanza contro la povertà nazionale, immaginare anche di sottoscrivere dei patti comunali o di zona contro la povertà e attraverso anche un impegno proprio dell'associazione che costituirà nei prossimi tempi un gruppo di lavoro dedicato ai goal di Agenda 2030 dedicati alla sostenibilità sociale. Grazie ancora e arrivederci, insomma, ai prossimi appuntamenti della rete dell'Alleanza contro le povertà e di Ali Autonomie Locali Italiane. Grazie a tutti. Grazie a voi, buonasera. Grazie, arrivederci.